divergenti. È una discussione che serve sia perché le organizzazioni anarchiche continuano a esistere, ma anche perché elementi dell'ideologia anarchica noi li possiamo ritrovare spesso anche in organizzazioni che non sono esplicitamente anarchiche. Quindi è una discussione che è attuale, non è una discussione semplicemente storica. È una discussione, è un confronto, quello tra marxismo e anarchismo, che dura da tantissimo tempo e anzi è un confronto che affonda le sue radici nella fondazione stessa del movimento operaio. Il primo vero grande scontro tra marxismo e anarchismo si ha al momento della fondazione e nel periodo di vita della prima internazionale, quindi parliamo della seconda metà dell'Ottocento. Ora, prima di entrare nel dettaglio, mi preme fare un paio di premesse. La prima premessa è appunto perché dobbiamo affrontare questo tipo di discussione, perché ci dobbiamo confrontare con altre tendenze politiche che troviamo all'interno del movimento operaio. Io penso che sia un esercizio questo estremamente importante per tutti, per i compagni che si stanno formando magari per la prima volta, così come per i compagni che fanno attività politica da più tempo, ed è un esercizio fondamentale anche e soprattutto per un'organizzazione rivoluzionaria come la nostra. Perché? Perché nel confronto con le altre tendenze, se fatto in maniera seria, onesta e franca, aperta, è una discussione, un confronto che ci permette di comprendere meglio le nostre idee e di affilare meglio i nostri strumenti teorici e organizzativi. È nel confronto con gli altri che noi cresciamo politicamente, è nel confronto e nella discussione anche con quelli che consideriamo gli errori fatti dalle altre tendenze e dalle altre organizzazioni del movimento operaio che noi siamo in grado di avere un quadro più preciso e di affinare appunto i nostri strumenti. In questo senso lo dico perché è importante che questo confronto sia fatto appunto in maniera seria e non fatto come spesso troviamo e vediamo fare da altri tipi di organizzazioni, altre tendenze, dove gli avversari politici, diciamo così, vengono liquidati con delle caricature o vengono liquidati con delle battute o con delle falsificazioni delle posizioni altrui. Noi dobbiamo invece evitare completamente questa cosa perché? Perché noi abbiamo interesse e abbiamo lo scopo di formare dei quadri rivoluzionari e abbiamo lo scopo di formare dei militanti capaci di pensare con la loro testa. La critica delle altre, la seria critica delle altre tendenze ha lo scopo di farci imparare a pensare e farci imparare a utilizzare al meglio i nostri strumenti teorici. Mentre un confronto basato sulla superficialità, sulla liquidazione superficiale delle posizioni altrui è un confronto che non serve a nulla se non a formare dei credenti, diciamo così, dei militanti che si fidano dei propri dirigenti ciecamente, che non hanno bisogno di comprendere in realtà nulla di più approfondito delle proprie tendenze. Quindi è un esercizio che lasciamo fare volentieri ai burocrati riformisti, agli stalinisti e altra gente che appunto ha come unico scopo quello di coltivare il proprio orticello di fedeli e fedelissimi. Non è il nostro scopo. Noi dobbiamo rafforzare l'avanguardia rivoluzionaria del movimento operaio e in questo modo rafforzare il movimento operaio, che deve crescere proprio nella consapevolezza dei propri strumenti e della realtà nella quale si trova a operare. Quindi mi è capitato altre volte di sentirmi dire in discussioni come queste, da compagni anarchici, comunque che fanno riferimento a quell'area politica, che
che noi non siamo seri nel fare questa discussione se ci limitiamo a discutere di Bakunin. Perché Bakunin, insomma, sì, è stato il fondatore dell'anarchia, però l'anarchia e l'anarchismo si sono sviluppati molto a partire da Bakunin, il movimento è molto più complesso, le questioni si sono sviluppate molto, e quindi se ci occupiamo solo di Bakunin stiamo in realtà parlando di qualcosa che non esiste più. Io penso che invece noi ci dobbiamo concentrare proprio su Bakunin e sullo scontro tra Marx e Bakunin, non perché non siamo consapevoli che l'anarchismo è un movimento molto vasto, complesso e che si è evoluto nel tempo, ma perché Bakunin è il fondatore di una tendenza che è appunto quella anarchica, che in alcuni elementi che sono stati posti da Bakunin sono rimasti fino al giorno d'oggi e continuano a influenzare l'attività delle organizzazioni anarchiche e, come dicevo prima, non solo delle organizzazioni apertamente anarchiche, ma che troviamo spesso nei movimenti e che fanno capolino in molti modi. Quindi la discussione su Bakunin non è affatto una discussione né accademica né storica e soprattutto non è costruita su una caricatura, ma si va alle radici di una differenza per comprenderla meglio e per avere chiaro in maniera più esplicita quali sono le differenze che si sono generate e che costituiscono le differenze principali tra il marxismo e l'anarchismo. Detto questo, ci tengo anche a dire un'altra cosa, cioè questa appunto non è una discussione accademica, non è una discussione sterile e non è una discussione astratta, perché lo diciamo sempre, ce l'ha insegnato Marx, ma continuiamo a considerarlo vero, e io credo che ognuno di noi ne possa aver avuto o ne avrà esperienza, ma tra la teoria e la prassi c'è un legame inscindibile. Quindi quando parliamo di idee e parliamo di ideologie, non stiamo facendo una discussione slegata dalla realtà, perché dalle idee discendono i modi e i metodi con cui poi noi andiamo a operare nella realtà e con cui noi facciamo politica. E quindi il legame stretto e dialettico che c'è tra teoria e prassi è un legame sostanziale, cioè tutte le idee prima o poi vengono messe alla prova della pratica, della storia, ed è nella prova della pratica che devono dimostrare la propria validità e la propria verità. Questo lo dico appunto perché poi lo vedremo nel seguito della relazione, poi spero anche nei contributi che daranno i compagni, e noi vedremo come appunto le idee che venivano, come venivano definite da Marx e da Bakunin, poi sono state messe alla prova, e sono state messe con i piedi per terra e lì hanno dovuto dimostrare la validità o meno della propria teoria. E detto questo, allora dicevo che la differenza tra marxismo e anarchismo, il confronto e lo scontro tra marxismo e anarchismo inizia con la fondazione, dalla fondazione del Movimento Operaio e quindi con la fondazione della Prima Internazionale. È nella Prima Internazionale che Marx e Bakunin si incontrano e cominciano a confrontare le proprie idee. La Prima Internazionale viene fondata nel 1864 e entrambi, sia Marx che Bakunin, avevano già una discreta esperienza politica e quindi arrivano al confronto che poi si tradurrà in uno scontro con delle posizioni abbastanza definite. Le principali differenze tra Marx e Bakunin affondano nelle loro concezioni filosofiche e quindi è da lì che dobbiamo partire, anche se non entrerò troppo nello specifico perché ci tengo a essere sintetico e poi credo che sia importante individuare alcuni punti essenziali che ci fanno però già capire l'insieme poi di tutte le questioni. Bakunin, nella sostanza, ha una concezione che non è strettamente legata alla storia, non è strettamente legata allo sviluppo dell'umanità, è una concezione che io definirei abbastanza astratta. L'idea di Bakunin
fondamentale è che l'essere umano è un essere che è dotato di una natura umana, di un'essenza, che è fondamentalmente un'essenza buona. È un'essenza votata alla cooperazione ed è un'essenza votata al perseguimento del bene comune, dell'interesse collettivo. Quindi l'umanità di per sé è un'umanità che è in grado, senza nessun tipo di sovrastruttura, di cooperare e di vivere pacificamente e di perseguire insieme il bene comune. Secondo Bakunin, questa natura umana viene corrotta e viene, diciamo così, soppressa dallo Stato. Cioè, nell'idea di Bakunin è lo Stato che reprime in maniera autoritaria la natura umana, che è appunto di per sé collaborativa, e nel farlo crea la divisione in classi della società. Quindi questo è il punto essenziale nella teoria di Bakunin, cioè che è lo Stato che crea la divisione in classi della società, che essenzialmente, nell'idea di Bakunin, è una divisione tra il lavoro intellettuale e il lavoro manuale. Cioè c'è una parte della società che sa, che dirige, si organizza e si accaparra della maggioranza, della ricchezza e quindi anche della proprietà privata, dei mezzi di produzione, e c'è una parte della società che invece viene sfruttata e viene condannata al lavoro manuale. Però questa è l'essenza della concezione di Bakunin, che è un'essenza che fa sì che per gli anarchici lo Stato e quindi anche il principio di autorità diventano dei mali assoluti che sono appunto all'origine di tutti i difetti della società contemporanea. E quindi è chiaro che da questo cosa discende essenzialmente e al primo punto? Cioè discende il fatto che è sufficiente abbattere lo Stato perché la società e l'umanità torni a vivere libera e sia l'individuo, all'individuo sia restituita la sua libertà di vivere appunto secondo il proprio istinto naturale, che è un istinto naturalmente cooperativo, sostanzialmente buono. E questo rende lo Stato il nemico assoluto, l'unico nemico assoluto, e ogni cosa che possa richiamare allo Stato diventa, l'organizzazione statale diventa per se stessa anche un male, come appunto qualsiasi cosa che possa richiamare alla centralizzazione, qualsiasi cosa che possa richiamare a una delega, a un'organizzazione sovrastrutturale, viene richiamata automaticamente al principio di autorità, quindi diventa autoritario per definizione. E quindi diventa qualcosa di male con cui non bisogna avere niente a che fare. Questa è sostanzialmente la posizione di Bakunin. E è vero che il movimento anarchico poi si è sviluppato, ha sviluppato diverse correnti, ha sviluppato diversi modi anche di organizzarsi politicamente. Però questa concezione è rimasta e rimane la concezione fondamentale dell'anarchismo e lo rimane tutt'oggi, perché è proprio da questo che poi discendono tutte quelle forme di organizzazione che gli anarchici continuano a portare avanti e che sono organizzazioni che di fatto rifiutano la partecipazione all'attività politica se questa ha qualcosa a che fare con lo Stato e se questa ha qualcosa a che fare con l'organizzazione anche solo democratica del movimento. Poi entreremo magari più nel dettaglio, ma questo è l'elemento essenziale. Per Marx la questione invece è molto diversa, è anche molto più complessa, insomma è un po' più complessa, perché per Marx innanzitutto, e questo penso che sia l'elemento fondamentale, per Marx non esiste una natura umana data per definizione, un'essenza naturale dell'uomo. La coscienza degli uomini per Marx
è definita dalle condizioni concrete nella quale si trova a vivere. Cioè sono le condizioni materiali in cui l'uomo vive che definiscono la coscienza delle persone e che ne definiscono gli atteggiamenti. E e questa che poi è la base del materialismo, del materialismo dialettico, questo fa sì anche che però appunto siano le condizioni economiche che definiscono la coscienza dell'uomo e sono le condizioni economiche nel loro sviluppo storico che definiscono anche i diversi modi in cui la società si struttura e si organizza, a partire dal modo in cui deve organizzare l'economia, cioè deve organizzare i propri mezzi di riproduzione e di sussistenza. Questo fa sì che nella concezione marxista la divisione in classi sia una cosa che non è generata dallo Stato, ma è preesistente allo Stato. La divisione in classi, adesso senza entrare troppo nei dettagli, però per Marx ha origine dall'introduzione della proprietà privata, che è una conseguenza dello sviluppo della società umana dopo un primo passaggio del comunismo primitivo, cioè nel momento in cui si sviluppano dei mezzi di produzione tali per cui c'è una sovrapproduzione, c'è un surplus nella produzione che permette a una parte della società di chiamarsi fuori dalla produzione diretta dei beni di consumo. E quindi la divisione in classi per Marx non è prodotta dallo Stato, al contrario, lo Stato è un prodotto della divisione in classi, è un prodotto storico che prende forma durante la storia proprio dalla divisione, dalla lotta tra le classi, perché per Marx la lotta tra le classi che esistono nella società è l'elemento fondamentale che spinge avanti la società, è il motore della storia, quello che fa la storia è la lotta di classe, e la lotta di classe nel suo carattere inconciliabile, per cui ci sono almeno due classi sociali, quella degli sfruttati e quella degli sfruttatori, che può essere anche, onestamente, può andare anche in parallelo con la divisione tra lavoro intellettuale e lavoro manuale, anche se non è più precisa in realtà, perché non è sempre così, però può essere anche di questo tipo. Ci sono almeno due classi, cioè, che lottano per avere la propria parte di surplus, cioè di ricchezza che viene prodotta in più nella produzione sociale. E nel carattere inconciliabile tra questi due, almeno tra queste due classi, cioè le classi principali che caratterizzano un'epoca, che nasce lo Stato come strumento della classe dominante per rafforzare il proprio dominio. Quindi questo ribalta completamente la questione rispetto a come viene posta da Bakunin e la rende, io credo, molto più scientifica, più credibile, più lontana dal socialismo utopico a cui in effetti, a tutti gli effetti, si richiama Bakunin. E questa concezione materialista della storia e dello Stato fa sì che poi Marx sviluppi un'idea dello Stato borghese che non lo allontana completamente da Bakunin, cioè Marx e Bakunin alla fine della fiera, quando si trovano a confrontarsi nella prima internazionale, sono d'accordo sul fatto che lo Stato debba essere abolito, perché sono d'accordo sul fatto che lo Stato è uno strumento di dominio. Il punto è che per Marx lo Stato non può essere abolito e basta, cioè non si tratta solo di abolire lo Stato e l'abolizione dello Stato porterà a una società di liberi ed uguali automaticamente. Per Marx, essendo che appunto le classi sociali sono preesistenti nella nascita dello Stato, l'abolizione dello Stato è solo un passaggio verso la costruzione di una società senza classi, ma non è l'elemento fondamentale. Faccio un piccolo excursus, poi dopo torno su questa questione, che è fondamentale. Il modo in cui Marx arriva a questa idea, cioè al fatto che lo Stato debba essere abolito, e il modo in cui poi
teorizza anche l'idea che lo Stato borghese, cioè lo Stato moderno, debba essere poi sostituito in una qualche maniera, è un percorso che Marx fa, non è una cosa che deriva semplicemente dalla sua concezione filosofica, precedente a qualsiasi esperienza politica. Al contrario, Marx cerca sempre di sviluppare le proprie idee partendo da quella che è l'esperienza concreta del movimento operaio. Questo percorso è stato sintetizzato molto bene da Lenin in Stato e Rivoluzione. Anche qua Lenin scrive questo libro che appunto ripercorre tutta la strada che fa Marx nel definire una teoria marxista dello Stato nel momento più forte della rivoluzione russa, poco prima che i bolscevichi prendano il potere e che il potere politico in Russia passi ai soviet, quindi nel 1917, nel fuoco degli eventi. E questo per me è proprio un excursus che faccio, però è la dimostrazione di quanto sia importante la teoria. Cioè Lenin nel fuoco degli eventi non dice ma andiamo a monte la teoria, chi se ne frega, adesso dobbiamo organizzarci, organizzare la lotta, dobbiamo organizzare le guardie rosse, dobbiamo organizzare i soviet, dobbiamo fare l'attività politica e quindi lasciamo perdere la teoria. Al contrario, cioè proprio nel momento in cui stanno per prendere il potere, sanno che devono lottare per prendere il potere, Lenin va a ricostruire il filo rosso che lega l'esperienza dei bolscevichi con la migliore tradizione marxista e con il pensiero di Marx stesso. E ricostruisce il filo del ragionamento di Marx sulla questione dello Stato, perché appunto è il momento in cui il proletariato russo deve fare appunto quella cosa che Bakunin non voleva assolutamente fare e che gli anarchici continuano a pensare di non dover fare, cioè di prendere il potere e di porsi il problema di cosa bisogna fare una volta preso il potere, con cosa deve essere sostituito lo Stato che andiamo ad abbattere, che in quel caso era lo Stato zarista. E proprio per questo Lenin si dedica alla ricostruzione dello Stato. Quindi l'importanza della teoria rispetto alla questione pratica è stata messa bene in luce da Lenin su questa questione. E, tornando a Marx, Marx appunto non parte da una concezione precostituita. Nel manifesto del Partito Comunista ancora non ha l'idea che il proletariato debba abbattere lo Stato borghese, ha l'idea che il proletariato debba prendere potere, questo sì, perché chiaramente è la base di ogni concezione politica. Se tu fai politica lo fai per prendere il potere e cambiare le cose, altrimenti se tu fai politica per fare abbattere lo Stato o per fare costruire federazioni di comuni autogestiti, insomma fai qualsiasi altra cosa che non è prendere il potere, in realtà stai rinunciando alla lotta politica, perché la lotta politica è la lotta di chi gestisce il potere politico ed economico nella società, e questa è la base ed è il punto da cui parte Marx. Marx dice il proletariato si deve organizzare nel 48, si deve organizzare per prendere il potere, però ancora non ha chiaro, non è il proletariato ancora in quel momento lì è fortemente disorganizzato, sta cominciando a organizzarsi e deve ancora passare attraverso le esperienze fondamentali che sono poi quelle del moto del 48, del 48-50, dei moti del 48-50. Dall'esperienza proprio dei moti del 48, Marx trae la prima lezione che viene delineata nel 18 Brumaio, e cioè che di fronte allo Stato borghese il proletariato deve porsi l'obiettivo di abbattere lo Stato borghese. Non può semplicemente prendere in mano una macchina che è già stata formata, che è già stata stabilita dalla classe dominante e metterla in moto per i propri scopi. Quello Stato va abbattuto e va sostituito da qualcos'altro. In quel momento, quando Marx scrive il 18 Brumaio, ancora Marx non ha chiaro con cosa sostituirlo, ma non lo può sapere perché il proletariato ancora non è passato attraverso nessuna esperienza del genere. Cosa sarà a far pensare a Marx ed Engels quale forma può avere uno Stato operaio? Cioè
con cosa si può andare a sostituire lo Stato? Sarà l'esperienza della Comune di Parigi. L'esperienza della Comune di Parigi, che poi Marx sintetizza nel suo bilancio nella guerra civile in Francia, fa capire a Marx che è giusto quello che aveva pensato fino a quel momento lì, cioè che lo Stato deve essere abbattuto, lo Stato borghese deve essere abbattuto, e gli fa capire quali sono gli elementi che possono caratterizzare uno Stato operaio, che sono l'eleggibilità di tutti i funzionari con una delega revocabile in qualsiasi momento, sono un esercito non permanente, che è uno degli elementi che caratterizza lo Stato borghese, ma il popolo in armi va a sostituire l'esercito permanente, e sono il salario operaio di tutti i funzionari, che non devono quindi diventare una casta che vive in una condizione migliore di quella in cui vivono gli operai e i lavoratori a cui devono rispondere. È in questo modo che Marx arriva a definire il concetto di dittatura del proletariato, cioè l'idea che appunto lo Stato borghese così com'è deve essere abbattuto, ma l'abbattimento di questo Stato non risolve il problema, risolve uno dei problemi, cioè il fatto che il proletariato può arrivare a prendere il potere, deve arrivare a prendere il potere. E poi una volta che è arrivato a prendere il potere, però deve stabilire un proprio Stato operaio che sia messo in funzione per la difesa dei propri interessi, perché la lotta di classe, una volta che è abolito lo Stato, per Marx non smette di esistere, ma invece continua a esserci la lotta di classe, anche perché poi noi abbiamo abbastanza esperienza per poterlo dire chiaramente: la classe dominante, che si trova privata dello Stato ma è ancora classe dominante dal punto di vista economico, reagisce sempre comunque, e quindi la lotta, anzi, una volta abolito lo Stato, la lotta si fa ancora più aspra, e quindi il proletariato non può farsi trovare, diciamo così, disarmato o senza nessuno strumento con cui combattere. Ha bisogno di uno strumento che sia adatto allo scopo, e che sia quindi uno Stato che ha come scopo quello di schiacciare la vecchia classe dominante, di distruggere quello che rimane della vecchia classe dominante. Perché? Perché il percorso, appunto, dalla rivoluzione alla società senza classi non è un percorso che non esiste, cioè o che è breve e quasi istantaneo, è un percorso invece lungo, è difficile, è un percorso di lotta aspra, per cui il proletariato si deve attrezzare. E questa è la concezione fondamentale di Marx sullo Stato, che diverge su questi punti dalla concezione di Bacone. Da queste due concezioni però noi possiamo capire già abbastanza immediatamente che ci sono delle ricadute pratiche, cioè delle ricadute proprio nel modo di organizzarsi, nel modo di fare politica. E infatti queste due concezioni portarono Marx e Bakunin ad avere posizioni politiche organizzative inconciliabili, e che portano poi alla fine della prima internazionale, comunque a una scissione della prima internazionale, che poi si concretizzerà con l'espulsione di Bakunin dalla prima internazionale. Però arrivano appunto ad avere due concezioni diverse. Perché? Perché chiaramente se tu hai un'idea per cui l'essere umano ha un'essenza buona e tutta la questione si riduce a distruggere lo Stato, ti dovrai dare un tipo di organizzazione atta allo scopo, che però non sarà un'organizzazione estremamente organizzata, insomma, estremamente, non sarà un'organizzazione centralizzata, non sarà un'organizzazione che ha lo scopo di fare una lotta politica, sarà un'associazione come quella a cui poi ha dato vita Bakunin, un'associazione segreta fatta di pochi individui che semplicemente si pone l'obiettivo di come dire, sollecitare delle insurrezioni spontanee tra la popolazione, nel proletariato, nel sottoproletariato, tra i contadini, per dare vita a delle insurrezioni che possono appunto portare alla distruzione dello Stato. Ma
rifiutando qualsiasi tipo di delega, rifiutando qualsiasi tipo di lotta politica vera e propria, perché appunto lo scopo non è prendere il potere, ma è semplicemente quello di abbatterlo in maniera più o meno spontanea. Per Marx invece la questione appunto è quella di prendere potere, di organizzare il proletariato perché possa arrivare a prendere il potere, e quindi l'organizzazione che si deve dare al proletariato è un'organizzazione che deve essere appunto adatta allo scopo, cioè un'organizzazione che sia un'organizzazione sufficientemente centralizzata, perché appunto deve organizzare grandi masse di lavoratori che devono essere educate a questo scopo, e deve essere un'organizzazione con un programma, cioè con l'idea di cosa fare poi una volta preso il potere, cioè che dica chiaramente che bisogna prendere il potere e come si arriva e cosa si fa poi una volta preso il potere. Quindi si tratta di costituire un partito, il partito della classe operaia, il partito rivoluzionario della classe operaia, che sia un partito finalizzato, centralizzato, con un metodo e con una teoria chiara, con un programma chiaro, e che dica esattamente dove si vuole andare. E quindi questo porta poi allo scontro tra Marx e Bakunin. Bakunin non farà altro che criticare Marx per il suo autoritarismo, per cui ogni tentativo di centralizzare l'organizzazione, di dargli un programma comune, di dargli dei metodi comuni a tutte le sezioni dell'internazionale, verrà bollato come un tipo di organizzazione autoritario che richiama appunto l'idea che bisogna costruire un nuovo Stato, che per loro darà vita, e per lui, per Bakunin, darà vita inevitabilmente a una nuova dittatura. Per cui nasce la caricatura di Marx come Marx è dittatore, che chiaramente non è storicamente mai esistito. E per Marx ed Engels, invece, Bakunin e le sue associazioni segrete, perché poi il punto che Bakunin aveva costruito questa rete di associazioni segrete, e quella continuava a fare anche all'interno dell'internazionale, era un elemento che impediva la costruzione di un'organizzazione seria, finalizzata, centralizzata, e che potesse puntare ad un obiettivo chiaro come quello di organizzare il proletariato a livello internazionale. E era un elemento che portava confusione, che portava allontanava dall'obiettivo. E possiamo anche citare certi atteggiamenti di Bakunin, effettivamente andavano in questa direzione. Quando Bakunin chiede di entrare nell'internazionale, lui aveva già fondato l'alleanza, che si chiama, adesso non mi sovviene il nome, l'alleanza dei lavoratori, che era la federazione delle sue società segrete, e l'internazionale, quando accetta questa richiesta, però dice, pone una condizione, cioè dice, va bene, entrate nell'internazionale, però sciogliete questa vostra organizzazione, in modo che diventate a pieno titolo a fare parte dell'organizzazione internazionale, dell'Associazione Internazionale dei Lavoratori. Bakunin dice di sì, accetta questa condizione, però poi in realtà queste società segrete non saranno mai sciolte. Tant'è che poi appunto quando Bakunin viene espulso dall'internazionale, qualche anno dopo si ritrova con la sua rete di società segrete già fatta e già finita. Questa è sostanzialmente la differenza. Io penso che sia la questione fondamentale che dobbiamo tenere in mente quando parliamo della differenza appunto tra marxismo e anarchismo, perché tutte le tendenze anarchiche hanno oggi alla base ancora questa idea dello Stato, questa idea del fare politica, che non è fare politica ma è rifiutare la battaglia politica, appunto come si rifiuta ogni forma di delega, che discende proprio da questa idea della natura umana e la concezione dello Stato come produttore delle differenze di classe. Queste idee, come dicevo, poi nella storia del movimento operaio troveranno il modo di essere messe alla prova, e credo che ci siano almeno due punti di svolta che vale la pena citare. Uno
è sicuramente la rivoluzione d'ottobre. La rivoluzione d'ottobre, grazie al lavoro fatto dai bolscevichi, dal partito bolscevico in Russia, che era appunto un tipo di partito organizzato e centralizzato, fortemente organizzato e con le idee chiare, con un programma chiaro, è un partito che è riuscito a prendere a portare il proletariato al potere in Russia nel 1917. Per la prima volta nella storia dell'umanità gli oppressi hanno preso il potere, sono andati al potere e hanno potuto instaurare il loro governo. Questa è stata, diciamo così, anche la prova che per arrivare a un certo risultato, cioè quello di abbattere lo Stato borghese, che in quel caso non era ancora, chiaramente uno Stato borghese, era ancora uno Stato zarista, e questo è tutto un altro capitolo che poi magari affronteremo altre volte, però per arrivare ad abbattere lo Stato serve un'organizzazione politica, serve fare politica seriamente. Il partito bolscevico dimostra la possibilità di questa cosa, ma di fronte a questa cosa come si comportano? Come si sono comportati gli anarchici? Qual è stato il ruolo degli anarchici? Gli anarchici, bisogna dire questo, nel frattempo gli anarchici in tutto il mondo avevano operato una svolta che li aveva portati a costruire anche organizzazioni piuttosto forti dal punto di vista operaio, perché avevano appunto operato una svolta, perché quella concezione di Bakunin era una concezione che non vedeva al centro della lotta politica il proletariato e la classe operaia, ma vedeva al centro tutte le classi oppresse, più o meno sullo stesso piano. Quindi non era solo la questione dei lavoratori e degli operai, ma era un po' tutti sullo stesso piano. A partire dal 1905-1906 c'è una svolta nel movimento anarchico che li porta a costruire anche forti organizzazioni operaie come la CGT in Francia o la CNT in Spagna, e anche l'USI in Italia, che comunque al tempo era un sindacato anche abbastanza forte. Operano questa svolta, ma di fronte alla rivoluzione d'ottobre una parte degli anarchici effettivamente si converte, cioè capisce il senso di quello che hanno fatto i bolscevichi e la forza che questo ha sul movimento operaio e per il movimento operaio internazionale, cioè l'aver dimostrato che si può fare, si può andare al potere, si può prendere il potere, la classe operaia può prendere il potere, e questo pone dei nuovi compiti, delle nuove questioni. E quindi si rivolgerà verso le organizzazioni bolscevica, in particolare verso la Terza Internazionale. Ma un'altra parte invece farà una resistenza tenace a questa cosa. Gli anarchici in Russia, spesso dagli anarchici viene portato avanti questa cosa, che gli anarchici in Russia sono stati fortemente repressi, sono stati uccisi tanti anarchici, sono stati messi in galera tanti anarchici, sono state chiuse le pubblicazioni degli anarchici, e questa cosa dimostrerebbe quanto aveva ragione Bakunin, che appunto un tipo di organizzazione come quella di Marx non può fare altro che portare a una dittatura repressiva come quella. Ma in realtà gli anarchici, soprattutto appena dopo la rivoluzione d'ottobre, quando inizia una guerra civile tremenda si deve combattere per difendere la rivoluzione, per difendere il nuovo Stato operaio, gli anarchici inizialmente sono stati lasciati assolutamente liberi di partecipare non solo all'organizzazione dello Stato, all'organizzazione dei Soviet, ma anche appunto di pubblicare le proprie riviste, i propri giornali, di essere assolutamente liberi di portare posizioni diverse rispetto a quelle del partito bolscevico. Il punto è che a un certo punto gli anarchici hanno cominciato a combattere, non a criticare il nuovo governo sovietico, ma a combattere il governo sovietico, a combattere il governo dei Soviet con le armi, cioè effettivamente armati. E quindi a quel punto, durante una guerra civile, io penso che fosse il minimo necessario che lo Stato operaio, il nuovo Stato operaio e la rivoluzione si difendessero anche rispetto a questi attentati che venivano fatti dagli anarchici. E quindi la repressione arriva in un secondo momento, quando gli anarchici decidono di rompere e di passare dalla critica delle parole, come si diceva negli anni 70, alla critica delle armi.
cioè a un'opposizione violenta che in un contesto di guerra civile era assolutamente intollerabile, ma che in realtà sarebbe intollerabile in qualsiasi contesto, però ancora di più in un contesto di guerra civile. E quindi questo dimostra, io penso, anche come appunto, cioè, la teoria anarchica abbia dimostrato tutti i suoi limiti, cioè di fronte alla prima esperienza di governo operaio nella storia dell'umanità, mettersi volontariamente ai margini, rifiutare i soviet, rifiutare il governo dei soviet e combatterlo con le armi significa non aver capito nulla, cioè non cioè auto, come si dice, autocondannarsi ai margini. Un esempio che viene portato sempre dagli anarchici è quello di Kronstadt, che viene spacciata come una seconda rivoluzione che sarebbe iniziata e che è stata repressa dai bolscevichi perché dittatori spietati, e anche quella è chiaramente basata su non solo una falsificazione storica, ma anche su un'esagerazione della situazione e anche una non comprensione di quella che è la realtà. Si trattava più che altro di trovare una scusa, io penso, per tornare nella sicurezza di non dover prendere il potere, di non dover occuparsi di questioni statali e di non dover preoccuparsi di cosa fare una volta preso il potere. Cioè si tratta di trovare una scusa per chiamarsi fuori e tuttora continuare a chiamarsi fuori. La repressione della rivolta di Kronstadt è stata probabilmente una cosa un po' esagerata da parte del governo dei soviet, ma era una cosa strettamente necessaria. Bisogna capire le ragioni che hanno portato alla rivolta di Kronstadt. Adesso non entro troppo perché sta anche finendo il tempo, non entro troppo nei particolari, però quella era una rivolta contadina sostanzialmente, perché i soldati che erano nella fortezza di Kronstadt erano contadini che si rivoltano perché il comunismo di guerra che era stato imposto dal governo sovietico nel contesto della guerra civile aveva portato allo stremo le condizioni di vita nelle campagne ed era necessario una svolta. Quindi la rivolta era una rivolta contro quelle condizioni di vita. Poi è stata repressa effettivamente, non nel sangue, come viene detto, perché alcuni dei loro leader poi sono stati ritrovati anche all'estero, anche perché quelli che hanno pagato un tributo di sangue più alto sono stati proprio gli assalitori, cioè i bolscevichi che andavano a reprimere la rivolta, è stata una repressione che è stata necessaria e dettata anche dai tempi. L'altro banco di prova è stato quello della rivoluzione spagnola. Al momento dello scoppio della rivoluzione spagnola, nel 1936, cioè al momento in cui inizia la guerra civile spagnola a causa della rivolta dell'esercito con a capo Franco, gli anarchici avevano un'organizzazione molto forte, molto ampia, che era quella della Sente, quella della FAI, che erano un'organizzazione politica e un'organizzazione sindacale molto forte in Spagna, possiamo dire talmente maggioritaria nel movimento operaio, e nel momento in cui questo scoppia la rivoluzione, a seguito appunto di questo tentato colpo di Stato da parte di Franco e dell'esercito spagnolo, gli anarchici si trovano in una condizione di dover guidare la rivoluzione. E l'esempio più palese di quello che non si può non definire un fallimento, e che in effetti anche molti anarchici, diciamo quelli più in grado di ragionare, non possono non definire anche loro un fallimento, è proprio l'insurrezione di Barcellona in Catalogna, quando la direzione della SNT, del sindacato più importante e che aveva tra le sue file la maggioranza della classe operaia di Barcellona e della Catalogna, si trova nelle condizioni di dover prendere il potere. Perché il governo borghese riformista era completamente allo sbando e la realtà concreta era nelle mani della classe operaia. La classe operaia controllava le strade, controllava le fabbriche, controllava
i campi. Era, nei fatti, la classe operaia aveva già il potere nelle proprie mani, come spesso succede durante le rivoluzioni. Si trattava di compiere l'atto formale di creare un governo operaio. E di fronte a questo, la direzione della Santé cosa fa? Essendo che sono anarchici, e quindi loro, di costruire un nuovo Stato o di prendere il potere, non hanno intenzione, lo dicono, no, noi non vogliamo prendere il potere. E quindi si rifiutano, sembra una barzelletta, ma è la realtà, si rifiutano di prendere il potere e lasciano il potere lo Stato, il governo borghese riformista. E questo porterà poi la rivoluzione, con degli altri passaggi sui quali non entro per necessità di sintesi, porterà poi la rivoluzione alla sconfitta, con il, chiaramente, questo va citato, con il contributo molto negativo degli stalinisti e con il contributo dei riformisti. Però da quel punto lì, da quel momento lì in poi, l'anarchismo non ha più raggiunto livelli di quei livelli di numeri, di costruzione di organizzazioni di massa, proprio perché quello era un fallimento troppo grande, e da quel momento il campo sarà occupato dalle altre tende. Mi avvio alla conclusione e concludo in questa maniera. Allora, spesso abbiamo visto come ci sono delle idee che poi portano a dei rapporti, cioè rapporti, scusate, ci sono delle idee che poi hanno delle conseguenze organizzative e politiche, e abbiamo visto quali conseguenze ci possono essere e come questo sia concreto. Oggi le idee anarchiche, di fronte al crollo dello stalinismo, di fronte al tradimento costante e continuo delle tendenze riformiste, dei partiti riformisti, di fronte ai tradimenti delle burocrazie sindacali, sono idee che possono avere un certo fascino e possono attirare molti giovani, molte persone, perché appunto danno l'idea di essere qualcosa di sano di fronte a qualcosa che invece è irrimediabilmente malato. Però io penso questo, cioè, se noi vediamo che c'è effettivamente un tradimento, c'è effettivamente una burocrazia traditrice e c'è effettivamente una degenerazione delle organizzazioni operaie, questo non significa che bisogna abbandonare la lotta e bisogna ritirarsi in un contesto in cui a noi di prendere il potere non interessa, perché se prendessimo il potere non potremmo fare altro che dare vita a una nuova dittatura. Questa è una concezione assolutamente astratta, che è tranquillizzante e ci porta a qualcosa di a stare magari bene con le nostre coscienze, perché non ci dobbiamo sporcare le mani, però è qualcosa di deleterio e che può essere molto molto dannoso, perché porta a alienazione sostanzialmente o a un'azione parziale che indebolisce in realtà il movimento operaio. E quindi io penso che la questione sia questa, cioè noi dobbiamo avere chiaro che cos'è un partito, perché se gli anarchici dicono non abbiamo bisogno di un partito perché tutti i partiti concorrendo alla presa del potere, a cercare di prendere il potere, non sono altro che gruppi, piccoli gruppi di burocrati interessati solo a mantenere il proprio interesse o a mantenere proprie condizioni di vita privilegiate, a fare cose, questo tipo di ragionamento è sbagliato. Cioè, questo vuol dire non aver capito che cos'è un partito. Un partito che si riuniscono a vicino. In alcuni casi è così. Cioè, quella effettivamente è la definizione di partito borghese. È il partito borghese che è un partito da fare, di burocrazia, che pensa al proprio interesse e magari per farlo tende a vendersi alla classe dominante. Quello è il partito borghese. Il partito proletario è un'altra cosa. Non è un gruppo di burocrati, non è un gruppo di dirigenti. Il partito non è questo. Per noi il partito, per il marxismo, il partito rivoluzionario è un'altra cosa. Il partito è innanzitutto una teoria, è un programma ed è un metodo di lavoro. Questo è il partito. Cioè, prima ancora della struttura, prima di qualsiasi tipo di struttura, prima di qualsiasi altra cosa, il partito è una teoria, un programma e un metodo. E queste sono le armi di cui si deve dotare
il movimento operaio, il movimento giovanile, se vuole arrivare effettivamente a cambiare la realtà e a cambiare la società. Cioè si deve dotare di una teoria che sia la cristallizzazione delle migliori esperienze del movimento operaio, cioè deve essere una teoria collegata con la realtà e che è in grado di correggere gli errori fatti, quindi una critica sensata al passato che però permette appunto di sviluppare degli strumenti in grado di comprendere la realtà e di intervenirci, un programma che ci dica chiaramente in che direzione vogliamo andare e cosa vogliamo fare una volta che siamo andati al potere, che abbiamo preso il potere, e una volta che il proletariato ha preso il potere, è un metodo, cioè come ci organizziamo per ottenere questo scopo, come ci si può organizzare al meglio per ottenere questo scopo, sempre tenendo presente l'esperienza che è stata fatta, cioè sempre imparando dalle migliori esperienze del movimento operaio anche a organizzarsi. E il modo in cui teniamo insieme questa cosa, in cui facciamo discendere dalla teoria un programma, un metodo, è quello che ci differenzia. E quindi non si tratta di rifiutare il partito, di rifiutare qualsiasi metodo organizzativo che possa anche solo da lontano sembrare autoritario, ma si tratta di avere una coscienza sufficiente a tenere insieme queste cose e a costruire il partito, che è lo strumento che serve al proletariato per arrivare al potere e trasformare la società, e che è l'elemento fondamentale che ci distingue dagli anarchici e dall'anarchismo, che per quanto possa aver preso tante direzioni e possa aver sviluppato anche orientamenti diversi, è rimasto sostanzialmente fermo a quella concezione che ho detto prima e che porta al rifiuto del partito e al rifiuto dell'organizzazione politica, se non in senso federale, ognuno è libero di fare un po' quello che vuole. Mi fermo qua, poi dopo magari nelle conclusioni provo a rispondere anche a quello che sono state fatte delle domande, o alle domande che potranno fare i compagni e agli interventi. Grazie Ilic. Sto aspettando che mi torni anche il mio video. Eccolo qui. Grazie Ilic. Ilic ha parlato 50 minuti, ora si aprono gli interventi, ho già qualche richiesta di parlare. L'obiettivo è finire questa discussione per le 17.30, alle 17.30 dare la parola a Ilic per le conclusioni, in modo che per le 6, come nostro solito, abbiamo finito questa giornata di discussione. Io pregherei a chi vuol chiedere ancora la parola di segnalarmelo al più presto, in modo che organizziamo meglio i tempi. Sarei per rimanere sui 5 minuti a testa. E il primo a chiedere la parola è Riccardo Pizzo. Dopo di lui c'è Mafalda Masucci. Allora, Riccardo Pizzo, ti tolgo il silenziatore. A te la parola, prego. Mi sentite? Sì, se vuoi mettere anche il video puoi farlo. Ok. Eccomi. Dunque, buon pomeriggio a tutti. Dunque, nel mio intervento vorrei brevemente soffermarmi sulle differenze filosofiche alla base delle teorie di Marx e Bakunin. I più importanti concetti filosofici alla base dell'approccio di Bakunin alla realtà umana provengono dall'illuminismo europeo, in particolar modo dalla scuola empirista. I pensatori illuministi, in particolar modo, consideravano gli esseri umani come creature naturali tra le altre, con un'essenza permanente e comportamenti interamente determinati da cause naturali. E oggi noi chiameremmo un approccio del genere riduzionista, fondamentalmente. In filosofia politica, diversi esponenti erano noti per il popolare ricorso al concetto di stato di natura, precedente, in senso anche se figurato, alla nascita di società organizzate. Questa immagine, in particolare per Rousseau, richiamava una condizione immacolata della natura umana, prima dei cambiamenti alteranti imposti dall'impatto con la società. Gli uomini erano considerati individui autonomi, indipendenti e individualisti, fortemente inclini a perseguire i propri interessi personali, seguendo i dettami borghesi vigenti, d'altra parte. In qualche modo Bakunin però non coincide pienamente con questa tradizione, poiché rifiuta la descrizione individualistica della natura umana.
sottoscrive però pienamente l'approccio riduzionistico secondo cui il comportamento umano sarebbe interamente governato da leggi naturali meccaniche. Considera quindi il male come qualcosa di innaturale, poiché esterno al campo di applicazione delle leggi naturali, che con la sua esistenza darebbe vita a un dualismo. E per sua natura ciò che non è governato da queste leggi sarebbe innaturale, artificiale, e può essere dominato solo con il continuo ricorso a forza e coercizione. Distingueva quindi nettamente da un lato leggi naturali e dall'altro leggi autoritarie e arbitrarie. Un'ultima importante componente del suo arsenale ideologico è la nozione di libertà. Egli ritiene che agire liberamente significhi prima di tutto agire naturalmente, in accordo con i propri impulsi naturali. Sostiene che abbia essenzialmente una dimensione individuale la libertà e possa essere esercitata anche in piena solitudine. Nonostante sarebbe nella nostra natura originale vivere uniti in uguaglianza e in cooperazione, libertà e prosperità collettive non esisterebbero che come sommatorie di libertà e prosperità individuali. Marx invece si confrontò con questa tradizione solamente dopo che, per merito di Hegel, questa aveva subito significative trasformazioni. Hegel infatti rigettò l'idea di genere umano come specie sottoposta unicamente alle leggi immutabili naturali. Postulò invece l'idea di un'umanità coinvolta in un processo evolutivo tendente ad una razionalità sempre maggiore, concependo tale impresa come un grande sforzo collettivo. E difatti ogni generazione si trova a costruire sulle realizzazioni razionali di quelle precedenti, ed è in questo modo che l'umanità progredisce nella conoscenza scientifica del mondo. Per Hegel lo sviluppo storico procede in parallelo al grado di presa di coscienza raggiunto dall'uomo, mentre Marx, ribaltando lo schema idealistico, come sappiamo, lo fa dipendere da una base materiale. Mentre Bakunin da un lato supponeva un'essenza umana fissa e naturale, Marx al contrario credeva che la natura umana stessa fosse coinvolta in un processo dialettico di mutamento e di evoluzione. Mentre gli uomini inventano strumenti sempre più elaborati da utilizzare nei processi produttivi, contemporaneamente trasformano se stessi in individui più razionali e universali. Inizialmente la razza umana era difatti difficilmente distinguibile dal resto del regno animale, e in altre parole l'immagine bakuniana era sostanzialmente valida fino a questo punto. Gli uomini hanno però abbandonato presto il loro vivere animalesco e impulsivo a favore di un deliberato e razionale controllo dei propri interessi, divenendo esseri sempre più distinti dagli altri animali. Il raggiungimento della piena consapevolezza collettiva è però impossibile fin quando gli uomini non lavoreranno in cooperazione e armonia reciproca, ottenendo il controllo delle forze produttive, come rivendichiamo. Tramite il processo rivoluzionario, il proletariato non fa che trasformarsi in un agente indipendente e cosciente, capace di prendere in mano le redini della storia e dirigere, di nuovo coscientemente, gli eventi. Infine, le loro dottrine etiche riflettono conseguentemente questi quadri concettuali differenti. Se Bakunin infatti identifica bene e naturale, Marx relativizza storicamente questi termini, giacché nuovi modi di produzione produrranno nuovi parametri etici. Per Marx, infine, libertà non può significare seguire semplicemente i propri impulsi, perché difatti è quando ci comportiamo razionalmente e consapevolmente che siamo noi stessi a determinare il corso delle nostre azioni. E è la scienza forse l'esempio migliore di come la libertà non sia che un'impresa solamente attuabile da una comunità in maniera cosciente. Vi ringrazio e ho concluso qui. Grazie Riccardo. Adesso la parola ce l'ha Mafalda Masucci, che può mettere il video se vuole. Dopodiché ci sarà il compagno Simone Murru. Prego Mafalda. Ciao a tutti, mi sentite? Sì, ti sentiamo. Va bene. Allora, io volevo soffermarmi in particolare su come in contesti di mobilitazione abbastanza recente, alla fine, queste idee anarchiche vengono messe in pratica e a che cosa poi conducono. Innanzitutto bisogna precisare che sono idee che alla fine si inseriscono in quello che è un contesto di voto politico a sinistra, ma che tuttavia oggi non sono così radicate nella classe lavoratrice e che attirano per lo più giovani che magari in un primo momento rimangono affascinati da questa retorica apparentemente radicale sull'azione diretta, sul respingimento di tutto ciò che ha a che fare con lo status quo, con le teorie politiche, con le organizzazioni
nelle classi operaie che hanno deluso. E in particolare, se guardiamo al movimento Occupy, il movimento di protesta contro le disuguaglianze sociali, che comunque risale ad una decina di anni fa, che magari per motivi anagrafici non tutti qui ricordano, abbiamo comunque dei chiari esempi sul ruolo negativo che hanno avuto i metodi anarchici nello schiacciare il movimento su quello che era un naturale spontaneismo iniziale, impedendogli quindi di crescere, di organizzarsi in maniera strutturale e quindi di connettersi con altri settori nella classe lavoratrice. E un ruolo importante in questo contesto lo hanno avuto proprio le modalità con cui le assemblee erano condotte, dallo svuotamento dei contenuti politici al rifiuto di accettare le decisioni della maggioranza, che è il principio democratico basilare, che però appunto secondo gli anarchici non è altro che una tirannia della maggioranza sulla minoranza, e che a detta loro questa cosa viene risolta con quella che è la politica del consenso, cioè questa pratica secondo la quale se anche una sola persona non è d'accordo non si può raggiungere nessuna decisione, e quindi praticamente bisogna continuare a discutere ore e ore fino a quando inevitabilmente poi alla fine va a finire che qualcuno cede. E ci sono state tante testimonianze di persone che in un primo momento si erano avvicinate al movimento e si sono dovute però scontrare con quella che è l'inconcludenza di quella che di fatto è una vera e propria dittatura della minoranza. E ovviamente questo perdersi in chiacchiere non solo ha allontanato molta gente dal movimento in protesta, però l'ha anche paralizzato e ha reso frustrato sicuramente chi aveva voglia di lottare, però appunto bisogna constatare che in questa maniera non si è arrivato a niente di concreto. E tutte queste modalità le ritroviamo, alcune di queste modalità le ritroviamo in tempi più recenti, in contesti magari più familiari a noi, anche se magari non si rifanno direttamente all'anarchismo, quali per esempio viene da pensare al movimento NoTav, o meglio ancora Fridays for Future. Mi riferisco principalmente a quest'ultimo per chi non ha avuto un'esperienza diretta, in particolare con l'Assemblea Nazionale Napoli l'anno scorso, che è stata gestita per esempio in maniera fortemente antidemocratica. Il risultato di circa un giorno di discussione è stato un documento politico molto vago, molto moderato, il cui fine ultimo è stato mediare le posizioni tra le diverse strutture presenti, che però non diceva nulla, ma prova a tenere insieme tutto per dare a ciascuno la possibilità di fare quello che vuole nella propria zona, facendo però sparire ogni tipo di proposta politica più radicale, anche se magari era stata discussa e condivisa dalla maggioranza dei presenti il giorno stesso. E mi esprimo principalmente sul terreno della strutturazione, che dove in questo movimento è prevalsa l'idea di continuare senza alcuna forma di coordinamento definito, quindi senza una direzione chiara, senza un sistema organizzativo efficace. E tuttavia però appunto questa concezione, diciamo, orizzontalista permette una ristretta selezione di persone, e poi di fatto va a costituire una sorta di gerarchia informale di decidere senza nessun controllo democratico, che però appunto non si adatta a un movimento come quello di FFF, che ha coinvolto numeri molto grandi, che però se le dinamiche sono queste e le proposte politiche sono zero, tutti quelli che si erano radicalizzati si allontanano, proprio come nel caso di Occupy. Chi si dice appunto che non impara dalla storia è destinato a ripeterla, e questa cosa noi la dobbiamo tenere presente per nelle mobilitazioni future. E per questo motivo noi rivendichiamo delle modalità di discussione che siano democratiche, non limitate da un approccio individualistico e con una linea d'azione definita, soprattutto con la possibilità di eleggere delegati che siano portavoce degli interessi collettivi e che soprattutto poi siano revocabili in qualsiasi momento. Concludo dicendo che i marxisti hanno dato il pieno sostegno a movimenti come Occupy, Fridays for Future, e concordano con gli anarchici sul fatto comunque che il capitalismo e lo Stato vadano liquidati. Però in questa, che diciamolo, è una vera e propria lotta, non si può prescindere da una base teorica e da una tattica efficace, altrimenti non solo si va alla cieca, ma si lotta ad armi impari, dato che la classe dominante conta decenni e decenni di esperienza nella gestione delle proteste e dei movimenti di massa. Il primo passo ovviamente è capire la natura di questo sistema, però il dissenso non basta, perché realisticamente il capitalismo e il suo apparato repressivo non possono essere combattuti semplicemente ignorandoli come sostengono gli anarchici, perché certo noi non possiamo mollare tutto e andare a vivere nei boschi, smettere di pagare le bollette e cose varie, o ancora semplicemente prescindere da prendere posizioni chiare. Sicuramente le intenzioni di queste proteste partono tutte in maniera
genuina, però solo con le buone intenzioni sappiamo che non si va da nessuna parte, non bastano. E l'anarchismo, appunto, lo diceva Ilic nell'introduzione, manca di un vero e proprio programma alternativo, perché poi alla fine il punto centrale è proprio questo, cioè la lotta dei marxisti non si riduce alla lotta contro il capitalismo, però l'obiettivo è quello di creare una società alternativa, senza classi, attraverso una solida base teorica e delle modalità di lotta che siano coerenti con le esperienze storiche passate. Io ho finito e la parola agli altri. Grazie. Grazie Mafalda. Adesso c'è Simone Murru e poi dopo Simone ci sarà Lorenzo Di Bartolo. Vi comunico che c'è ancora del tempo a disposizione, quindi se qualcuno vuole ancora segnarsi c'è un margine ancora per segnarsi. Grazie. Vai Simone. Simone, giusto, se non ti do la parola io. Come fai? Ecco qua. Mi vedete e mi sentite? Ti vediamo e ti sentiamo. Ok, io sono un militante di SCR Pavia e volevo fare un brevissimo commento riguardo, diciamo, l'essenza dello Stato su cui, diciamo, indirettamente abbiamo parlato per quanto riguarda appunto le differenze tra anarchici e marxisti. E volevo sottolineare che uno dei motivi per cui sostanzialmente per Marx non è possibile rinunciare allo Stato, dissolvere lo Stato senza prima, diciamo, agire sul piano economico, quindi prendere il possesso dei mezzi di produzione, renderli collettivi, e che sostanzialmente la natura dello Stato, la natura ultima dello Stato, così come in parte già pensava Hegel, è quella di rispondere a quella che è una tendenza della, diciamo, della società civile, quindi del, per esempio, della competizione tra le aziende oppure dei singoli individui all'interno, diciamo, della sfera economica, che si trovano a competere tra loro, cioè hanno interessi non soltanto diversi, ma hanno interessi molto spesso divergenti. Quindi la società, appunto, dal punto di vista economico, cioè la società civile per Marx, è una società che tende appunto a disgregarsi. Non è una società unita, ma che appunto per le dinamiche di competizione si trova sostanzialmente in conflitto al suo interno, sia dal punto di vista individuale, sia dal punto di vista delle singole, dei singoli capitalisti, ma anche dal punto di vista ovviamente delle classi. La natura profonda, secondo Marx, dello Stato è che questo Stato, lo Stato deve esistere nel momento in cui esiste la società di classe, perché deve tenere, per così dire, unite le classi, in primo luogo, e in questo è simile ad Hegel, ma in più perché, appunto, come si diceva prima, è uno strumento della classe dominante per, appunto, dominare la classe, le classi subalterne. Senza lo Stato, per esempio, c'è una corrente dell'anarchismo, che è l'anarcocapitalismo, che crede sostanzialmente che il male appunto sia lo Stato, quindi in coerenza con la teoria anarchica, e che però si possa creare appunto un capitalismo senza Stato. Questa cosa oggi ovviamente, non può succedere per vari motivi, anche perché sostanzialmente non si potrebbe, per così dire, utilizzare la classe dominante, non potrebbe utilizzare lo Stato, per esempio, per reprimere le proteste che, se noi andiamo a vedere già all'inizio del capitalismo, quindi dal 1700, dalla seconda metà del 1700, si sono diffuse a macchia d'olio. Oggi questo elemento di unione, tra virgolette, di sottomissione dello Stato alla classe dominante è ancora più vera. Questo è vero in generale perché oggi molti settori dello Stato, quindi molti settori appunto dell'apparato statale, se noi andiamo a vedere per esempio, non lo so, i servizi segreti dei vari stati, i direttori e la burocrazia delle banche centrali, o che hanno anche in realtà poi le strutture parlamentari, eccetera, hanno una profonda interconnessione con la realtà del capitalismo. Uno dei meccanismi più diffusi oggi, soprattutto diciamo per quanto riguarda la gestione per esempio delle banche centrali, è il meccanismo della revolving door, cioè ex capitalisti, ex banchieri, dirigenti delle banche, eccetera, questo soprattutto per esempio in America, in cui ex dirigente della Goldman Sachs, che è una delle principali banche mondiali,
diventano dirigenti della banca centrale del rispettivo paese. Questo ovviamente ci dice molto su quella che è la natura dello Stato e ci dice molto anche su quelle che possono essere le politiche economiche che inevitabilmente quello Stato, indipendentemente dal singolo governo che ha il potere in una democrazia parlamentare, dovranno tenere. Un altro elemento oggi, diciamo, contemporaneo che ci fa capire la natura dello Stato è quello, diciamo, della collaborazione che oggi esiste tra, per esempio, i servizi segreti americani, quindi la CIA, l'NSA, e la raccolta di informazioni, la raccolta di big data, di informazioni private, eccetera, da parte di grandi colossi del big tech, per esempio Google, Microsoft, Amazon, che vendono queste informazioni ai servizi segreti e allo Stato. È chiaro che nel momento in cui vendono queste informazioni allo Stato, lo Stato difficilmente, e un particolare governo, se andiamo a vedere per esempio l'elezione di Obama, è stata tutta la campagna elettorale era basata appunto sulle informazioni ricevute e comprate da Google, eccetera. È chiaro che sia il singolo governo che lo Stato tutto non andrà mai in realtà contro questi grandi colossi mondiali. Questi sono semplicemente esempi, in realtà ci sono tantissimi altri motivi per cui lo Stato borghese è asservito ai capitalisti. L'ultima cosa che voglio dire, poi concludo, è che in realtà se noi appunto andiamo a leggere Trotsky, per noi trotskisti della tendenza marxista internazionale, in realtà se vogliamo la dissolvenza dello Stato, lo Stato non si dissolve nemmeno con certezza nel momento in cui abbiamo la proprietà collettiva dei mezzi di produzione. Un esempio appunto è quello dello stalinismo, non soltanto perché, come diceva Marx, c'è un periodo in cui c'è una forma dello Stato che lentamente tenderà poi a dissolversi e che però, diciamo, come diceva Lenin, nel momento in cui c'è la proprietà collettiva lo Stato tende a dissolversi automaticamente, ma c'è sempre il pericolo della burocratizzazione. Il punto non è soltanto la conquista dal punto di vista economico del potere, cioè il rendere i mezzi di produzione di proprietà collettiva, perché questo nell'Unione Sovietica stalinista sicuramente negli anni 30 era estremamente, cioè era vero. Il punto è che poi c'è anche un problema politico, cioè della gestione dei mezzi di produzione. Quindi in realtà lo Stato, non soltanto come dicono gli anarchici, non può scomparire se non si agisce dal punto di vista economico, ma anche se si agisce appunto rendendo la proprietà dei mezzi di produzione collettiva, bisogna sempre far sì che ci sia la democrazia operaia all'interno di quella particolare comunità. Altrimenti appunto si tende alla burocratizzazione e quindi lo Stato invece di scomparire diventa un apparato totalitario e estremamente repressivo come era nello stalinismo. E ho concluso. Grazie. Grazie Simone. Adesso la parola va a Lorenzo Di Bartolo e si prepara Jonathan Samo. Chiedo per chi vuole intervenire di segnarsi entro i prossimi due interventi. Grazie. Jonathan. Eccolo qui. A dire vero toccava a Lorenzo, mi sa. Ah, scusa, hai ragione. Lorenzo. Mi sono distratto. Ecco qua, Lorenzo, eccolo qui. Grazie. Allora, intanto grazie anche a Ilic per l'ottimo livello della relazione, che noi in SCR siamo abituati a discussioni e a relazioni di alto livello, però è anche opportuno... È opportuno anche farlo presente quando ci sono. Allora, io volevo portare un po' l'esempio di quello che è successo, diciamo, in 5 anni che io ho passato e ho militato a Trento. Perché a Trento c'è in maniera anomala appunto una sovrarappresentazione del fenomeno della presenza politica degli anarchici, che sono addirittura egemoni in tantissimi ambienti. Della politica a Trento, e questo li porta ad esempio anche a essere un qualcosa che attira un sacco di giovani che vogliono cambiare sistema, e questo ovviamente è giustissimo, che sono magari non attirati da alcune forme più accessibili di militanza come quella che offrono i centri sociali, disobbedienti, perché ne sono disgustati,
e anche questo è giustissimo. Io adesso non mi fermo a spiegare perché i disobbedienti Global Project possano risultare disgustosi. E quindi rimangono impigliati in un certo senso nel vortice dell'anarchismo, che però li trascina a fondo, li rende in un certo senso disillusi, pessimisti. E volevo appunto spiegare questo concetto. Come accade? Ilice ha sottolineato spesso il concetto di rifiuto della politica, e per molti anarchici è proprio esplicito questo concetto, cioè molti anarchici dicono la politica ci fa schifo, noi facciamo un'altra cosa. Ecco, da cosa parte tutto ciò, anche appunto la disillusione e il concetto di rifiuto della politica? Beh, parte da una delle cose più evidenti, diciamo, del comportamento politico degli anarchici, cioè la performance e l'ostentazione di un certo entusiasmo, che noi sappiamo che, come ogni cosa, si trasforma dialetticamente nel suo opposto, cioè si trasforma in una profonda disillusione. Una delle concezioni, diciamo, che caratterizza anche dell'anarchismo è lo spontaneismo, cioè l'idea che non bisogna intervenire sul movimento delle masse, non bisogna intervenire su quello che accade, ma bisogna appunto lasciarlo spontaneo. Questo appunto in relazione adesso, in relazione all'entusiasmo di cui parlavo prima, appunto lasciare spontaneo l'entusiasmo, si trasforma nella disillusione neanche nei confronti delle masse, non soltanto in generale di una prospettiva rivoluzionaria, ma sappiamo che le cose sono profondamente collegate, perché la prospettiva rivoluzionaria la possono fare le masse, al contrario dell'insurrezione, che è un colpo di Stato fatto da un gruppo armato. Allora, beh, in primo luogo sappiamo che storicamente lo slancio non basta. Non esiste un popolo, non è mai esistito nella storia, anzi, un popolo che viva sulle barricate. Ce ne sono molti che vivono tutta la loro vita in guerra, ma costantemente in una fase di slancio, in una fase di attacco, non esistono. E questo è un po' ciò che porta a crollare, a mostrare questa falla di questo pensiero. Per gli anarchici, appunto, invece, tutto ciò che è spontaneo è buono, non puoi andare a fare una costruzione, ad esempio, dell'organizzazione in mezzo alle masse. E su questo è particolarmente cruciale il punto del rifiuto della propaganda, il rifiuto dell'agitazione. Per gli anarchici l'unica propaganda è data dal fatto, e c'è proprio il concetto di propaganda, cioè di azione come fatto, cioè appunto il lancio della bomba, l'attentato incendiario, o così come l'aggressione ai fascisti. Questo vale da sé come propaganda, senza che abbia bisogno di una spiegazione. Perché? Dicono perché è infantilizzante spiegare alle persone perché alcune cose sono sbagliate. In realtà ci rendiamo conto che questa prospettiva in realtà è essere in ultima analisi infantilizzante. Perché dal rifiutarsi di discutere, dal rifiutarsi di spiegare, poi si crea una separazione in cui è un muro tra le persone con cui tu ti dovresti interloquire, che si esprime appunto in un atteggiamento un po' alla presa per il culo di reclutamento, nel senso che ad esempio per gli anarchici un modo per fare per reclutare è creare ad esempio occupazioni, creare dei reparti anche, per carità, ed è questo il senso infantilizzante, è questo appunto l'andare a prendere le persone da distante, l'avvicinarle con distanza mostrandosi i figli, sostanzialmente, lo dico proprio, è proprio così. Questo perché? Perché c'è una concezione elitaria dell'avanguardia politica e non la concezione che abbiamo noi, cioè solo chi sente spontanea quella che gli anarchici definiscono la tensione anarchica, allora solo loro possono entrare in specifici ambienti, il resto è una massa di pecoroni che non alzerà mai la testa. Perché questa immagine qua, no, di un centro di persone assolutamente illuminate, coraggiose, che possono fare tutto e invece il resto dei pecoroni. È stato sollevato prima anche da Riccardo quando ha parlato delle basi filosofiche. L'anarchismo è idealista. Dal momento che le masse non passano appunto tutto il tempo sulle barricate, non sono spontaneamente portate a aggredire la polizia, a ribellarsi a qualsiasi cosa, di conseguenza non lo saranno mai per gli anarchici, per la loro visione profondamente idealista della realtà.
Di conseguenza, tutto quello che appunto tu puoi fare è provare a aggiungere magari un mattoncino alla loro consapevolezza, che comunque non ci arriveranno mai, e lo dovrai fare tu, l'abbattimento dello Stato, ma loro non ti seguiranno mai, e quindi in ultima analisi però ci rendiamo conto come questa cosa sia profondamente pessimista. Significa appunto, e chiudo, che questa visione appunto istantanea, fotografica delle masse è profondamente pessimista, perché tu non puoi cambiare la mentalità delle persone, non puoi neanche comprendere da cosa deriva la mentalità delle persone, non puoi cambiare il tuo presente, perché oggettivamente immaginarsi realisticamente di abbattere militarmente uno Stato moderno partendo da un'organizzazione di 20 ravers sfasciati e senza armi è abbastanza delirante. Soltanto la comprensione dialettica, e qui chiudo veramente, consente di superare questa immagine qui, consente di comprendere come la realtà funzioni davvero, cioè che la realtà dipenda, la realtà nel senso di consapevole, di coscienza, dipenda dalle condizioni materiali, e in ultima analisi soltanto la visione appunto dialettica della lotta di classe consente sia una visione ottimista, ma anche una visione veramente scientifica che possa portare ha dei risultati politici veramente concreti. Grazie Lorenzo. Adesso c'è Jonathan, e dopo Jonathan si prepara Jacopo Renda. Ecco, volevo dire che avremo spazio ancora per due o tre interventi. Alla fine dell'intervento di Jonathan leggerò la lista che ho in questo momento, e però appunto volevo dire che ci sono ancora qualche minuto a disposizione, quindi se c'è ancora due o tre compagni che si vogliono iscrivere, lo spazio ci sarebbe. Prego Jonathan. Ciao compagni, sono anch'io un membro di Sinistra Classe Rivoluzione della sezione di Perugia, e io volevo un po' riprendere la cosa che aveva detto Ilic durante la sua relazione riguardo l'azione parziale. Un po' ne ha anche parlato Di Bartolo, però quello che insomma è importante secondo me far notare è che al di là delle questioni filosofiche, che sono comunque importanti per comprendere l'ideologia anarchica, ci sono anche degli esempi storici e materiali di come la tattica anarchica, che si basa principalmente su azioni individuali di stampo terroristico, di stampo casinaro potrei anche dire, non solo non sono efficaci, però allo stesso tempo finiscono per essere una palla al piede a tutto il movimento operaio. Un esempio buono è quello dei Narodniki, che erano praticamente un gruppo di anarchici nella Russia della seconda metà dell'Ottocento, che basavano la loro lotta politica su, sul popolo in maniera molto generica, ma che poi fondamentalmente agivano attraverso appunto attacchi terroristici, azioni individuali che provavano a sabotare lo Stato zarista, e questa speranza poi sollevare le masse. Questo è un approccio che fondamentalmente non funziona, perché come potremmo dire, morto un papa se ne fa un altro. Infatti i Narodniki riuscirono anche ad assassinare uno zar, il padre di Nicola II mi pare, e però non hanno abbattuto tutto questo sistema, perché la sovrastruttura politica che c'è si basa comunque su una sua riproducibilità, ecco. Quindi la semplice azione individuale di assassini, eccetera, non risolve quel problema. E allo stesso tempo fa un po' da campanello d'allarme allo Stato stesso e ai capitalisti, che poi aumenteranno la repressione. Così fecero anche insomma, i zaristi ai tempi,
che ogni volta che ci fossero azioni del genere aumentavano la repressione, perché un semplice militante anarchico che mette una bomba poi finisce semplicemente per non avere le forze di classe, proprio fisiche, materiali, per mettere in ginocchio lo Stato, a differenza invece di quello che fecero i bolscevichi, ovvero di basarsi sulla classe, basarsi proprio sulla forza della classe operaia, sulla forza del controllo, della produttività e dunque di ciò che manda avanti la società. Qualcosa che gli anarchici non sono mai riusciti a fare, ed è anche la ragione per cui non sono mai riusciti a fare una rivoluzione vera e propria, e probabilmente non la vedremo mai una rivoluzione anarchica, proprio per il fatto che per la loro ideologia non sono capaci di organizzarsi in una maniera sensata che si basa appunto sulle masse in realtà. E su questo Di Bartolo diceva bene, cioè c'è un grande pessimismo in ciò, e questo pessimismo finisce poi per essere veramente deleterio, perché l'aumento della repressione o anche semplicemente lo spavento che mettere una bomba da una parte fa contro ordinari lavoratori che normalmente non vogliono avere a che fare con bombe, finisce per veramente intaccare quello che è possibile organizzare. Quindi in sostanza l'anarchismo non solo si parte con delle basi sbagliate, ma poi anche applicato non riesce a combinare niente. Quindi perciò è importante renderci conto che queste azioni così sono veramente inutili e che l'unica maniera per veramente fare una rivoluzione è organizzandosi e con un movimento di massa. E qui ho chiuso. Grazie Jonathan. Allora, adesso c'è Jacopo Renda. Dopo Jacopo leggo chi finora si è segnato per intervenire. Dopo Jacopo c'è Franco Ferrara, iPhone Angelica, che se ci vuole dire il cognome siamo contenti, Leandro Orlando e Alessio Marconi. Quindi, come avevo accennato prima, avremo spazio ancora per un paio di interventi. Jacopo, ti do la parola. Ecco qua. Mi sentite? Prego, ti sentiamo forte e chiaro. Perfetto. Allora, compagni, la teoria è la guida per l'azione. Questo lo spiegava Lenin. E le teorie si verificano nella lotta di classe e nei processi rivoluzionari. Uno degli esempi classici che gli anarchici fanno contro il marxismo, contro il bolscevismo, è la rivolta di Kronstadt del febbraio del 1921. Utilizzano questa teoria, questa vicenda, per spiegare che dentro il bolscevismo, dentro la rivoluzione d'ottobre, era già in sé il regime repressivo tirannico che conosciamo con il nome di stalinismo. E lo utilizzano usando il fatto che, per esempio, Kronstadt, la fortezza e i marinai di Kronstadt furono l'avanguardia nella rivoluzione del 1917, cosa vera. Fanno però una trasposizione tra quei marinai e quelli della rivolta di Kronstadt. E numerosi studi storici affermano con certezza che quei marinai non erano gli stessi del 1917. Proprio perché quelli erano l'avanguardia della rivoluzione del partito bolscevico, erano stati inviati come quadri in giro per il paese, molti dei quali stavano combattendo e dirigendo l'Armata Rossa contro gli eserciti bianchi che avevano invaso la Russia dopo la rivoluzione d'ottobre. E questo è un altro punto molto importante. Perché? Perché la fortezza di Kronstadt si colloca di fronte a San Pietroburgo sarebbe stato l'accesso naturale per le truppe bianche, quindi per le truppe controrivoluzionarie,
per le truppe dello zarismo, per le truppe rappresentanti dell'oppressione e del privilegio, di quello che sarebbe stato un regime simile al regime fascista in Russia se non ci fosse stata la rivoluzione d'ottobre. E la rivolta appunto si sviluppa nel momento in cui la Russia sovietica è invasa da 21 eserciti stranieri. Quindi, come dire, se la rivolta di Kronstadt avesse vinto, sarebbe stata l'accesso per la sua collocazione per le armate controrivoluzionarie nella Russia sovietica e avrebbe rappresentato un passaggio del processo di restaurazione del capitalismo e quindi di ritorno all'oppressione che dominava in Russia prima dell'ottobre. Questo è un punto molto importante perché, vedete, i dibattiti, le discussioni non sono astratte, si collocano dentro un momento storico, dentro un quadro di rapporti di forza. E non è affatto vero che come risultato di quella della sconfitta di questa rivolta, Lenin e i bolscevichi abbandonano il comunismo di guerra, che era una misura che loro stessi non volevano, ma che appunto era obbligata e temporanea, dovuta appunto alla guerra civile. Non è vero che abbandonano quel tipo di politica come risultato della rivolta di Kronstadt, che è del marzo del 1921, perché già nel febbraio del 1921 Lenin aveva illustrato all'ufficio politico una serie di misure per superare il comunismo di guerra, anche se, c'è da ricordarlo, la guerra civile si sarebbe conclusa con la sconfitta della reazione solamente nell'autunno del 1922. Questi sono punti abbastanza importanti che spiegano a capire perché anche una serie di critiche che venivano fatte al comunismo di guerra dalla rivolta di Kronstadt potevano essere corrette, ma non si collocavano dentro il quadro storico concreto che aveva in quel momento il movimento operaio e contadino russo. C'è da dire che c'è una rivendicazione che spiega quanto questa rivolta fosse antidemocratica, e cioè l'idea di chiedere Soviet senza i bolscevichi, che vuol dire snaturare i Soviet. I Soviet non sono stati creati dai bolscevichi, sono state delle istituzioni che la stessa classe operaia e classe contadina ha costruito e nelle quali fino all'ottobre i bolscevichi erano in minoranza, ma la posizione di Lenin era quella di sostenere questi strumenti perché erano l'espressione più limpida della coscienza della classe e dello strumento attraverso il quale si sarebbe affermata la rivoluzione. E Lenin affermava questo anche quando era in minoranza, quando appunto la maggioranza dei soviet erano in mano ai menscevichi, ai socialisti rivoluzionari, e in alcuni soviet erano presenti anche gli anarchici. L'idea degli anarchici di dire Soviet senza bolscevichi vuol dire sostanzialmente cancellare il Soviet come vero strumento di democrazia operaia. E il fatto che questa rivolta, al di là delle buone intenzioni sicuramente che animarono molti dei contadini che la animarono, che vi parteciparono, la direzione era una direzione comunque reazionaria. E questo si vede molto chiaramente. Uno dei leader della rivolta di Kronstadt, Stefan Petrischenko, riuscì a fuggire e andò in Finlandia e lì combatté fino agli anni 40 insieme ai bianchi, insieme all'aristocrazia, insieme ai proprietari terrieri, insieme alla reazione contro i lavoratori e i contadini russi, contro la rivoluzione russa, contro il bolscevismo, contro i soviet. E questo è abbastanza indicativo. Ovviamente questo tipo di repressione che si abbatté sugli insorti di Kronstadt fu un estrema ratio appunto per difendere la causa più grande, che era appunto la nazionalizzazione dei mezzi di produzione, l'esproprio delle fabbriche e dei grandi latifondi. Trotsky stesso, che ebbe un ruolo importante in questo tipo di repressione e che avvenne dopo giorni di discussione, di trattativa, nella quale lo strumento della convinzione
nei confronti degli insorti di Kronstadt fu il primo strumento che si utilizzò. In assenza di questo e di fronte alla possibilità che la reazione si affermasse, Trotsky disse: abbiamo atteso sino all'ultimo che i nostri compagni marinai fuorviati si rendessero conto da soli dove li stava conducendo l'ammutinamento, ma ci siamo trovati di fronte al pericolo del disgelo e siamo stati costretti a colpire con decisione. Questa è la verità dei fatti, e se non si capisce questo, evidentemente non si capisce la differenza tra uno Stato borghese e uno Stato operaio, e non si capiscono un certo tipo di dinamiche della lotta di classe. Questo è tipico dell'anarchismo. Avere delle concezioni che, diciamo, in astratto possono sembrare corrette, ma che nella pratica non sono uno strumento di organizzazione e di difesa degli oppressi. Ho finito. Grazie Jacopo. Adesso la parola ce l'ha Franco Ferrara, si prepara Angelica. Prego Franco, a te la parola. Grazie, grazie compagni. Io sono Franco Ferrara, membro di Sinistra e Classe di Rivoluzione della sezione di Genova. Dunque, intervengo con piacere su questo argomento che lo ritengo molto opportuno, non soltanto per una rivisitazione storica dal carattere prevalentemente accademico, che non avrebbe un grande senso, ma perché penso che effettivamente abbia una sua attualità politica. Comincio da qua. Lenin, nella sua mirabile opera Stato e Rivoluzione, riprendendo la teoria di Marx sullo Stato, definisce lo Stato della dittatura rivoluzionaria già come un semistato. In questa idea, che esprimo così sinteticamente, c'è già un'idea della dissoluzione dello Stato. Perché semistato? Perché la maggioranza della popolazione, delle classi lavoratrici, hanno creato nella loro azione rivoluzionaria lo strumento statale, esattamente quello della dittatura proletaria, che utilizzano per reprimere le classi avverse, cioè quelle costituite dalle vecchie classi sfruttatrici della Russia, rappresentate dai grandi capitalisti e dai grandi proprietari fondiari, che erano tra l'altro legati all'autocrazia zarista. Ora, Lenin quindi ha ben presente la necessità dell'utilizzo di creare questo strumento, perché la classe operaia, le classi lavoratrici di per sé, ecco, hanno bisogno di un'organizzazione. E soprattutto nella prima fase della presa del loro potere, hanno bisogno dell'organizzazione statale per avviare quel processo che porta alla realizzazione del socialismo e una fase ancora più avanzata del comunismo. Questo a livello teorico, ma per i rivoluzionari bolscevichi questa cosa ha sempre avuto un'implicazione molto pratica della loro azione. È proprio dall'avere una corretta comprensione di questa teoria che derivano poi tutte le implementazioni di tipo strategico e di tipo tattico, cosa che al riguardo, ad esempio, l'anarchismo non è mai riuscito a fare. Gli episodi sono stati ricordati, il più eclatante è stato quello della guerra civile di Spagna, che ha ricordato Illich nella sua introduzione, dove sostanzialmente la impostazione anarchica dei dirigenti anarchici, nonostante l'eroismo degli operai anarchici, ha portato questa direzione anarchica a delle posizioni completamente opportuniste. Una caratteristica di queste posizioni dell'anarchismo è quella di oscillare tra estremismo ed opportunismo, come due facce della stessa medaglia. C'è un problema più di fondo, che secondo me in queste concezioni, che è proprio riguarda anche dalla comprensione delle classi sociali. Cioè c'è la tendenza a considerare le classi sociali come un qualche cosa di uniforme, neanche, non è così, nessuna classe
è omogenea. Non lo è la borghesia, non lo è la, mica meno la piccola borghesia, ma non lo è neanche il proletariato, una classe omogenea. Quindi la necessità di dover utilizzare strumenti che la storia umana ci ha tramandato deriva anche dalla non omogeneità della composizione di classe, per cui sono diversi la psicologia di massa agisce per stadi che sono diversi fra di loro. Non tutti arrivano a delle conclusioni rivoluzionarie nello stesso tempo. Questo è un punto fondamentale. Ma diciamo ai giorni nostri, perché è importante? Ma perché io nella mia attività politica mi è capitato di constatare e di vedere riecheggiare di queste concezioni anche nelle pratiche moderne, che affondano un po', ad esempio, le loro radici nell'anarcosindacalismo. Ci sono posizioni dove considerano necessaria il che, non tenendo conto di tutto quello che ho detto in precedenza, che quindi non ripetono, portano questi dirigenti sindacali e anche tanti lavoratori ad avere una posizione nei confronti della classe abbastanza elitaria. Cioè si considerano un'avanguardia, la quale è da questa avanguardia, di un'avanguardia sindacale, che produrrà i quadri di un futuro partito rivoluzionario, di una direzione rivoluzionaria. Ecco, un'impostazione di questo genere, che quindi lascia la costruzione del partito, la rimanda di là nel tempo, mi sembra veramente qualcosa di non corretto. Perché cosa succede nella pratica, corretta? Anche ammettendo tutte le più buone intenzioni di questo. Innanzitutto una pratica che si concentra soprattutto nella pratica sindacale non può tener conto della complessità dell'agire del capitalismo moderno. Questo è un punto fondamentale. Molto spesso io ho visto nelle posizioni espresse da queste organizzazioni una enfasi a volte eccessiva nel sottolineare la lotta per la lotta, sempre la lotta e comunque la lotta. Ecco, ma alla base di questo molto spesso c'è una impostazione molto propagandistica, poco ragionata, su quelli che sono gli effettivi meccanismi con cui il capitalismo si muove, e di conseguenza si muovono le classi dirigenti. Questo è un elemento fondamentale. Il fatto, poi c'è un'altra questione, che una teorizzazione di questo genere, secondo la mia opinione, ma so che è condivisa da tanti compagni di questa organizzazione, da tutti i compagni, vorrei anzi precisare, di questa organizzazione, porterebbe al momento della verità, che è quello poi della conquista, la conquista del potere per segnare un punto di svolta nella storia umana, a essere del tutto impreparati. E la storia passata ci insegna che invece la questione della preparazione, della organizzazione, della direzione rivoluzionaria è uno degli elementi essenziali. Il motivo per cui Lenin e Trotsky hanno vinto nella rivoluzione d'ottobre è proprio per l'esistenza di questo strumento. Altrimenti la questione della presa del potere sarebbe sfuggita di mano. E non occorrono, perché questa cosa sfuga di mano, che il tempo sia misurato in mesi, in settimane, ma a volte bastano ore, se non minuti. E con questo ho concluso. Grazie. Grazie Franco. Se puoi chiudi il video, così sì. Adesso diamo la parola a Angelica. Un attimo, però io Angelica non la vedo. Angelica ha lasciato la discussione, quindi adesso, scusate, do la parola a Leandro.
Prego Leandro, sei pronto? Perdonami il contrattempo, ma chi doveva intervenire prima di te sembra che abbia abbandonato la conversazione. Prego. Ok, perfetto. Mi sentite? Mi sentite? Vai pure Leandro, ti sentiamo. Ti sentiamo, okay. E ti vediamo. Allora, come ha detto... Ok, perfetto. Come ha detto Ilic, le idee, appunto, quando si formulano le idee, si riscontrano nella realtà, la loro validità si riscontra nell'applicazione della realtà. E, come già sono stati citati tanti esempi storici, un altro che secondo me rende bene l'idea di questo è anche quello che i bolscevichi e comunque le masse furono le protagoniste dirette anche nelle giornate di luglio, dove appunto prima della cosiddetta rivoluzione d'ottobre, le masse scesero in numeri oceanici in piazza, ma tutto questo, non, anche per i bolscevichi stessi, non bastava la presa del potere. Questo cosa significa? Che quando ci sono delle... non sempre coincide la possibilità di prendere il potere con un grosso numero appunto di persone, le masse che scendono in piazza. Questo perché? Perché le condizioni oggettive non erano ancora, non potevano permettere ancora una presa del potere. Questo perché il governo provvisorio, nonostante comunque cominciasse già a screditarsi in quelle giornate, aveva ancora del potere nelle sue mani. Aveva un esercito con molti reparti di cosacchi che erano pronti a sparare sulle masse, quindi sarebbe stata una carneficina. I bolscevichi in quel periodo si rifiutarono, sconsigliarono il più possibile alle masse di scendere in piazza in quelle giornate, perché comunque era proprio tutto pianificato dal governo provvisorio per reprimere quella grossa rivolta. E in quelle giornate vediamo che gran parte degli anarchici comunque sostenne queste rivolte, appunto facendo vedere anche i limiti in questa misura della loro comprensione, non solo della maturità delle condizioni oggettive per permettere la presa del potere, perché loro non si potevano manco la questione di una presa del potere, ma di questo comportamento, appunto dell'agire, di fare azione, che non avrebbe portato da nessuna parte. Cioè i bolscevichi volevano del tutto evitare un'esperienza come quella della Comune di Parigi, dove sarebbero stati massacrati in pochissimo tempo tantissime persone. E questo paradossalmente invece durante la rivoluzione d'ottobre, quindi nelle ultime settimane prima della presa del potere da parte del Comitato Militare Rivoluzionario e dei bolscevichi, non ci fu questa situazione di scesa in campo delle masse così enorme. E questo sembra paradossale, perché cioè, qualcuno comunque si chiede, ma una rivoluzione quindi come fanno le masse, come fa il proletariato, il partito bolscevico a prendere il potere se non ci sono le masse in strada che appunto fanno vedere la loro imponenza? Ma questo non era necessario in quelle giornate, nelle ultime settimane della rivoluzione d'ottobre. Perché? Perché i bolscevichi e comunque la classe operaia aveva il controllo di tantissimi settori dell'economia e della società. Avevano le ferrovie, i trasporti, i mezzi di comunicazione, comunque la maggior parte degli apparati statali che se prima venivano utilizzati per reprimere e per controllare le masse, adesso erano sotto il controllo delle stesse masse. Quindi non c'era manco un bisogno di una rivolta violenta di massa nelle strade, perché era tutto già sotto il loro controllo. L'unica cosa che si sarebbe dovuto fare, quindi infatti fu fatto, la presa del Palazzo d'Inverno, che peraltro non fu una di quelle rivolte violente dove non ci furono degli spargimenti di sangue, pochissime persone morirono nella presa. E questo spiega che l'atteggiamento di rivolta degli anarchici non sempre coincide con la potenza la correttezza politica di per loro andare contro un potere, ma per noi bolscevichi di prenderlo, perché noi ci dobbiamo basare sulle condizioni oggettive.
la loro idea, il loro pretesto filosofico, ideologico, appunto la natura umana che è sempre buona, quindi senza un apparato statale o comunque ribellandosi a questo apparato ci si libera, ma questa esperienza spiega proprio il contrario, cioè fa vedere come paradossalmente non ci fu il bisogno negli ultimi giorni della rivoluzione d'ottobre di queste rivolte che molte volte nei libri vengono descritte come violente, feroci, per prendere il potere. E qua concludo. Grazie. Grazie Leandro. Allora, adesso do la parola ad Alessio Marconi. Era segnato Angela iPhone, ma Angelica iPhone, ma non è più in Zoom con noi, però lo dico qui, magari se qualcuno la conosce, se ha perso il contatto e sta cercando di ristabilirlo. E ho visto Ali che aveva alzato la mano, però poi è sparito sia la mano che lui. Se qualcuno ha notizia anche di lui, me lo faccia presente durante l'intervento di Alessio, che così lo facciamo intervenire. Altrimenti, comunque, io dopo darò la parola a Rocco La Rosa. Prego, Alessio. Ok, ci sei? Ok, dovremmo averci qua. Ok, vado. Io non mi rivedo, ma mi dici tu se c'è qualche problema. Io volevo intervenire interloquendo con una delle domande che erano state fatte nella chat sul fatto di quale fosse al giorno d'oggi fra il marxismo e l'anarchismo la visione diciamo, più attuale, più efficace per la realtà contemporanea. Credo che a questa domanda noi dobbiamo rispondere il marxismo mille volte di più di quando questa discussione era cominciata. Nel senso che quello che spiegava Illich, cioè la forza della teoria marxista che si basa sulla comprensione dello sviluppo materiale storico della società umana, si è avverata proprio nello sviluppo concreto del capitalismo. Pensiamo alla questione su quale sia il soggetto rivoluzionario, ad esempio. Il soggetto rivoluzionario per l'anarchismo, diciamo, potremmo dirlo in due modi. Il primo è chiunque sia libero dall'oppressione sovrastrutturale, politica, ideologica dello Stato, quindi un concetto totalmente negativo, no? Cioè, più sei fuori questa gabbia di potere, più riesci a hai potenzialità libertarie, di liberazione. E infatti, per esempio, il ruolo del sottoproletariato, no? I diseredati, cioè per Bakunin e così via. Che è una visione appunto totalmente idealistica, perché non vede un soggetto che è in grado di costruire una società nuova, come invece la classe lavoratrice che ha oggi mille volte di più che quando si è fondata la prima internazionale, è la classe su cui si basa il fondamento economico di tutta l'economia mondiale, di tutto il capitalismo a livello internazionale. Come diciamo, spesso non si accende una lampadina, non parte un treno se non per gentile concessione della classe lavoratrice. Dall'altra parte questa idea anarchica del singolo piccolo proprietario. L'altro filone di elaborazione dell'anarchismo, quello diciamo prudoniano, vedeva non tanto nelle forme di produzione il problema, ma nelle forme dello scambio, no? Come dire, finché siamo piccoli, l'idea è che cos'è? Piccoli produttori che si collegano fra di loro e che si rapportano in maniera egualitaria, no? Qua c'è il problema che questo rapporto, c'è della rapina, c'è del furto, e quindi poi alla fine si accumulano ricchezze
nelle mani di una parte della società. E quindi l'ideale era la distruzione, lo smembramento di questa, di questi rapporti e questa esistenza giustapposta, no, affiancata di piccoli singoli produttori che naturalmente, come si spiegava, per la loro naturale bontà si rapporteranno in maniera ugualitaria facendo rinascere una nuova società. Questo va completamente in direzione opposta allo sviluppo concreto della realtà. Cioè, lo sviluppo dell'economia è stato lo sviluppo della divisione mondiale del lavoro, della concentrazione, della pianificazione, anche sotto il capitalismo, di centinaia, migliaia, decine di migliaia a volte di lavoratori, di operai all'interno delle stesse grandi fabbriche, delle stesse grandi industrie. Oggi noi abbiamo gruppi che pianificano e dividono il lavoro socialmente, poi appunto su ordine di un padrone, la proprietà privata, ma lo fanno geograficamente e cronologicamente nello sviluppo della produzione da un capo all'altro, da un capo all'altro del mondo. E smembrare questa cosa sarebbe un ritorno al passato, non un avanzamento verso una nuova società. E da questo punto di vista, questa idea, questa opposizione dello Stato, quando noi spieghiamo che le ideologie si sviluppano, hanno una loro vitalità ideologica, no? Ma si sviluppa a partire dalle condizioni materiali, singole e di classi, quindi di più individui, rispecchia proprio questa visione, no, del singolo contadino che alla fine dice: io starei benissimo nel mio appezzamento di terra se non arrivasse poi lo Stato. E chi è lo Stato? Lo Stato è quello che gli viene a pagare le tasse, è il poliziotto che gli viene a chiedere che lui paghi i debiti che ha contratto con le banche, no? E quindi c'è un po' questa idea dell'età dell'oro, no? Della piccola produzione, della piccola proprietà, dove non c'era questo dominio del grande capitale supportato dall'apparato dello Stato. Ma questo è assolutamente inevitabile. Il punto non è tornare indietro nella storia rompendo appunto questo sviluppo, il punto è che esiste materialmente un soggetto rivoluzionario che è la classe lavoratrice, che il capitalismo necessariamente crea e sviluppa e rafforza numericamente per il proprio sviluppo, che è oppressa ma che ha nelle proprie mani la possibilità concreta, proprio per il ruolo che gioca all'interno della società capitalista, di prendere nelle proprie mani il controllo dei mezzi di produzione. Ed è qui la concretezza dell'analisi di Marx, che oggi, appunto, come dicevo, è mille volte più vera e più confermata rispetto a quando iniziarono questi dibattiti. Infatti, le tendenze anarchiche ebbero una forza, e alcuni si riuscì a crearsi una base in paesi più arretrati già allora economicamente, come l'Italia, come la Spagna, appoggiandosi anche su una forte componente contadina che oggi è una minoranza della società in tutti i paesi a capitalismo avanzato, ma non solo, con processi di proletarizzazione importantissimi. Pensiamo alla classe operaia cinese, solo per fare un esempio. Altra questione, la questione della presa di potere. Diamine, oggi, cioè, che cosa c'è se non l'urgenza di strappare il potere alla classe dominante e di prenderla? Cioè, oggi non è necessario fare dei piccoli gruppi che un po' segretamente cerchino di organizzare delle rivolte. Oggi è il capitalismo che provoca le condizioni oggettive per cui si sviluppino queste rivolte. Sono le contraddizioni della società e la miseria a cui siamo condannati a generare le rivolte. Il problema è che di queste rivolte ne abbiamo viste quante ne vogliamo negli ultimi anni, ma è sempre mancata proprio la presa del potere. E qualunque movimento di massa, per quanto ponga la questione del potere, anche lo sciopero generale più grande, per riprendere la questione dell'anarcosindacalismo, può porre la questione del potere, ma non la può risolvere. Pensiamo alle primavere arabe, pensiamo a che hanno rovesciato dei regimi che erano consolidati da decenni, sembravano inamovibili, e li hanno spazzati via. Ma senza la presa del potere, la classe dominante si riorganizza, ha il tempo di ricreare, di dare un nuovo ordine alle proprie forze e alla fine di ricollocarsi, di ristabilirsi a dominare la società e schiacciare chi si è
chi si è ribellato. Pensiamo ai movimenti che ci sono stati in Sud America, subito prima della pandemia, in Cile, in Ecuador. Il potere stava nelle strade, il problema era prenderlo. E la teorizzazione anarchica del fatto che il potere va semplicemente combattuto e che non si pone la questione di un potere della classe lavoratrice, un potere per la prima volta nella storia della maggioranza sulla minoranza della società, non porsi questa cosa non vuol dire che allora il potere scompare. È come la filosofia, no? Quando si dice no, ma io non mi interessa delle idee, non mi metto a discutere di queste cose delle ideologie. Ma il fatto che uno non discuta delle ideologie non vuol dire che scompaia, vuol dire che semplicemente assorbi quella dominante, per lo più, inconsapevolmente. Dire negazione del potere non vuol dire niente, perché il potere è prodotto dalle contraddizioni economiche e sociali, dalla strutturazione economica e sociale della società. E quindi alla fine, concretamente, come si diceva già prima, fa sì che un pezzo resti disarmato, spesso gli elementi di base, quelli più onesti, magari provi a rivoltarsi spontaneamente, come è stato nelle giornate di Barcellona della Rivoluzione Spagnola, un altro pezzo vada in coda al potere stabilito e quindi in ultima analisi a quello della borghesia, anche se con i suoi rappresentanti più deboli, come furono gli anarchici che entrarono nel governo di Caballero in Spagna e di Companys in Catalogna, con un artificio, no, verbale, dicendo no, ma in realtà, vista la situazione generale, quello non è più un potere, così. In realtà poi lo fu e come, e diciamo, portò avanti la repressione. La questione dell'internalismo, la questione di questa idea delle confederazioni liberate, cioè abbiamo visto tutti entusiasti su questa idea, per esempio, non so, l'ultima è stata quella del Rojava, l'idea di questa nuova forma, no? Che non è capitalismo, non è socialismo, è una confederazione dove non si chiarisce la natura di classe. In realtà la natura di classe restava capitalista, ma soprattutto, ancora una volta, non ponendo la questione del rovesciamento della presa del potere, quello anche internazionale, per esempio in Turchia, alla fine si sono trovati a doversi appoggiare, in quel caso, alla potenza imperialista reazionaria che esista sulla faccia della terra, che sono stati gli Stati Uniti d'America, appoggiando anche le operazioni militari e i bombardamenti, che alla fine sono rimasti traditi da questi, come è inevitabile che sia. È proprio questa mancanza di un'alternativa di potere nella società, che in ultima analisi è effetto di un'ideologia che rispecchia una classe intermedia nella società, che appunto sono i contadini e quella piccolo borghese che oscilla fra le alternative principali, a volte, come è stato nel caso, appunto, si ricordava la questione di Magno, oscilla anche in una guerra civile, ma alla fine non è in grado di sviluppare una sua alternativa. E quindi da questo punto di vista è possibile che oggi settori vedano con simpatia questa idea come appunto una lotta contro l'oppressione, e di oppressione ce n'è, e di lotta contro l'oppressione ce ne sono. Ma per l'appunto non è in grado di sviluppare una qualunque alternativa coerente. E quindi a queste persone bisogna spiegare questi nodi teorici e spiegare la necessità non solo di coerente teoria marxista, ma anche, come si ricordava, di una coerente organizzazione che dia gambe. 30 secondi. Ascolto solo perché erano saltati gli altri, per dire che per esperienza in molti casi questa simpatia per le idee anarchiche è una ribellione soprattutto di giovani che guardano alla rivoluzione ma rifiutano la degenerazione stalinista. E quindi cercano un po', no, anche questa idea, no, sono un po' comunista, un po' anarchico, cioè come dire, comunista ma non quella cosa lì. Ecco, quello non era comunismo, non è la discussione di oggi. Invito a guardarsi il GSM che abbiamo su quell'argomento, perché spiega proprio come il marxismo sia qualcosa di completamente diverso, possa offrire un'alternativa, una prospettiva a queste persone. Grazie Alessio. Io, prima di dare la parola a Ilic, vorrei farvi vedere la pubblicità del numero
in corso di rivoluzione, il numero 68, a cui ovviamente siete tutti invitati alla lettura e all'acquisto dell'opuscolo dell'assemblea del 30 marzo, l'appello "I lavoratori non sono carne da macello", che mercoledì abbiamo pubblicato sul sito, che è a disposizione di chi lo vuole leggere e distribuirlo, e chiaramente, come tutto il materiale che pubblichiamo, ogni contributo e offerta è più che benvenuta, perché tutto questo, dai seminari GSM agli appuntamenti del lunedì e il venerdì, al materiale che produciamo, è possibile grazie al sostegno militante e economico di tutti i compagni. Senza perdere altro tempo, io do la parola a Ilic, che ha 20-25 minuti di tempo per le conclusioni. Bene. Allora, intanto ringrazio tutti i compagni, perché è stato un bel dibattito, ci sono stati molti ottimi interventi che hanno alzato molto il livello della discussione, anche rispetto alla mia relazione. Io provo un po' a rispondere alle domande che sono state poste e a tirare un po' le file della discussione. Mi riallaccio innanzitutto un attimo alla concezione dello Stato di Marx, che è stata citata anche da alcuni compagni, cioè l'idea di che cos'è lo Stato borghese. Marx ed Engels dicono che lo Stato borghese è una macchina burocratica e un esercito permanente, cioè un insieme di uomini in armi. Penso che sia importante tenere presente questa cosa della macchina burocratica, perché allo stato attuale gli stati che ci troviamo di fronte sono sempre dei meccanismi anche gestiti, che gestiscono la forza, cioè la violenza nella società, e con la polizia, con l'esercito, quindi sempre con gruppi di uomini in armi, ma direi che il livello di burocratizzazione dello Stato ha raggiunto livelli molto più alti. E la burocrazia dello Stato, però, già dall'inizio, in realtà, permette allo Stato di fare una cosa, e cioè non solo di imporsi in maniera violenta sulla società, ma anche di acquisire e di acquistare e di mediare tra gli interessi, come ricordava bene anche Simone. E questo è valido anche e soprattutto per le burocrazie delle organizzazioni operaie, che non di rado vengono corrotte dallo Stato borghese, vengono comprate con acquisizione di privilegi, con stipendi, con la garanzia di una carriera libera dal lavoro salariato. E quindi è uno strumento che può funzionare anche non in maniera autoritaria, ma semplicemente con l'utilizzo delle sue risorse per anche corrompere lo strato superiore del movimento operaio, la direzione del movimento operaio. È successo molte volte e continua a succedere. È sufficiente pensare anche a che livelli si arriva con la burocrazia sindacale, non solo con la burocrazia dei partiti. Il sindacato, ce l'ha ricordato Trotsky nei suoi scritti, arriva in determinate epoche a saldare dei veri e propri interessi reciproci con la burocrazia dello Stato, cioè a fondersi con una parte della burocrazia dello Stato, il che lega chiaramente mani e piedi la burocrazia sindacale allo Stato borghese. E questo ci serve tenerlo sempre presente anche nella critica allo Stato e anche alla critica alle organizzazioni di massa. Le organizzazioni di massa che hanno spesso in comune una cosa: riformisti e anarchici, cioè una concezione astratta o non dinamica, non dialettica, quindi rigida, della coscienza di classe. Anzi, gli anarchici diciamo che possono anche, spesso non hanno neanche proprio la concezione di una coscienza della classe, come ricordava anche Lorenzo. Però anche i migliori degli anarchici non hanno una concezione della coscienza di classe. E quindi
con una concezione non dialettica della coscienza di classe, cioè che non prevede che la classe sviluppi una coscienza di sé e prenda confidenza nella propria forza, nella propria capacità anche di opporsi alle altre classi, alla classe dominante, e non avendo una teoria chiara e limpida dello sviluppo della lotta di classe, porta questi elementi spesso a tradire i propri principi. E questo lo dico anche per rispondere alla domanda che poneva Gian Antonio. Cioè, noi vediamo che il tradimento avviene tanto dalle gruppi dirigenti degli anarchici, come avviene molte più volte in realtà dai gruppi dirigenti riformisti, perché sono sempre disponibili a trovare un principio, diciamo, più immediato, più importante del principio degli interessi della classe operaia, cioè di essere coerenti con l'interesse di classe della classe operaia, che è l'unico modo attraverso cui la classe in realtà sviluppa una propria coscienza. Cioè, se noi siamo rivoluzionari, se pensiamo che la rivoluzione la debba fare la classe dobbiamo pensarla come qualcosa che impara con l'esperienza, e l'esperienza è quella dell'organizzazione, impara organizzandosi negli scioperi, organizzandosi nelle manifestazioni, organizzandosi nella difesa dei propri interessi, impara ad avere coscienza di sé e della propria forza. E quindi è solo questo, è rimanere conseguenti e coerenti con questa idea, che ci permette anche di essere rivoluzionari conseguenti, cioè avere un programma e un'idea che è chiara e limpida, e ci permette, se abbiamo chiara questa idea, di non tradire la classe e di non tradire gli interessi della classe operaia. Se manca questo, ci si trova sempre a trovare ad avere qualcosa di più importante. È più importante una riforma di qualsiasi tipo che gli interessa la classe operaia, è più importante difendere la propria condizione di casta burocratica piuttosto che gli interessi della classe operaia, oppure, come nel caso degli anarchici spagnoli nel 1936, è più importante la lotta antifascista contro Franco piuttosto che gli interessi della classe operaia. C'è sempre qualcosa che può essere, diciamo, a cui si può sacrificare la classe. E questa è anche un po' l'idea dell'anarcosindacalismo. Cioè, l'anarcosindacalismo ha, lo faceva la domanda Biagio, Biagio, io non ti rispondo sull'anarcocomunismo perché non ho idea di che cosa sia. Conosco diversi anarchici comunisti, conosco la loro organizzazione FDCA, però non ho mai letto niente della loro roba, non ho ben idea, non ti posso dare una risposta, ti chiedo scusa su questa cosa. Ma l'anarcosindacalismo, che invece è stata una tendenza molto importante e che noi oggi rivediamo, cioè i sindacati puramente anarchici oggi sono ridotti a cose di poco conto, ma concezioni anarcosindacaliste, sindacaliste rivoluzionarie le vediamo riaffiorare anche in invece organizzazioni che hanno ruoli, seppur marginali, un po' più importanti. Quindi è anche importante la conoscenza dell'anarcosindacalismo e capire quali sono gli elementi. Solo brevemente, la concezione dell'anarcosindacalismo è un passo avanti rispetto a Bakunin. Cioè, nel senso, concepisce l'idea della centralità della classe operaia, concepisce l'importanza dell'organizzazione della classe operaia, ma anche lì, cioè, continua a non concepire la concezione, la necessità di un partito, e di passare dalla lotta economica alla lotta politica, perché la lotta politica è la presa del potere. E l'anarcosindacalismo finisce per concepire lo sciopero generale come un movimento catartico che cambia di per sé immediatamente, completamente la società, e al limite può essere il sindacato stesso a sostituire lo Stato e a farsi carico dell'organizzazione economica della società. E anche questa è una concezione che poi porta chiaramente alla disfatta, perché nel momento in cui, appunto, sempre tu rinunci alla conquista del potere, a prendere il potere, tu non puoi che andare incontro alla sconfitta. E qua io vorrei arrivare a concludere veramente, provando a rispondere anche io a Damiano, che chiede sul comunismo e l'anarchismo. La risposta di Alessio è chiaramente ottima e non piuttosto esaustiva. Io la pongo semplicemente in questa maniera perché mi permette di arrivare a una conclusione. Se noi parliamo di anarchismo, di comunismo, dobbiamo tenere presente che in realtà noi parliamo di una società senza classi di cui non sappiamo quali saranno esattamente le forme. Cioè, il comunismo non è una cosa che noi abbiamo
chiara e limpida, una ricetta che abbiamo pronta da applicare alla realtà, e la realtà diventerà in una certa maniera. E così come non lo è neanche l'anarchismo, se non in certe sue correnti più utopiste. Però noi parliamo di una società che noi pensiamo che debba andare in una determinata direzione. Poi le forme esatte in cui questa società si strutturerà lo saprà solo quella società, cioè lo si saprà solo nel momento in cui si va a costruire. Esattamente come è successo con la rivoluzione d'ottobre, quando Marx teorizzava appunto un potere operaio che avesse le sembianze della Comune di Parigi, e poi però le sembianze vere sono state quelle dei Soviet. Cioè i Soviet non sono stati, come ricordava anche Jacopo, un'invenzione dei bolscevichi che è uscita dalla testa di un qualche teorico, sono state la forma esatta, concreta, che ha preso il potere dei lavoratori nel momento in cui questo si è strutturato. E i bolscevichi non hanno fatto altro che dotare i Soviet di una teoria politica e di un programma e di obiettivi chiari. E questo ha permesso ai Soviet di dare vita al primo Stato operaio della storia dell'umanità, e quindi di dimostrare qualcosa di incalcolabile dal punto di vista del valore, perché non era mai successo nella storia dell'umanità che si costituisse un potere operaio. E la discussione qua, dico, una volta che siamo arrivati a questo punto, la discussione tra marxismo e anarchismo non si può ridurre come può essere una discussione tra sordi, tra gli stalinisti e un anarchico, perché quelli ti rinfacciano una cosa, tu ne rifacci un'altra e non si va da nessuna parte. Noi abbiamo dalla nostra parte una fortissima cassetta degli attrezzi, che è quella di sapere e di avere una critica razionale alla degenerazione della rivoluzione, cioè di avere chiaro che la rivoluzione va fatta e va fatta in un determinato modo, ma che questa rivoluzione in determinate condizioni può degenerare, può non funzionare, e noi abbiamo un patrimonio insostituibile col quale noi dobbiamo che noi dobbiamo utilizzare per interloquire con tutti quei giovani che magari guardano all'anarchia con simpatia, perché appunto la percepiscono come qualcosa di diverso, di alternativo allo stalinismo. Ma noi dobbiamo essere chiari, nel senso che noi abbiamo qualcosa che non ha nessun altro, cioè una critica razionale alla degenerazione della rivoluzione, che è quello che ci permette di dire una cosa oggi. Cioè noi possiamo fare una rivoluzione, possiamo immaginare una nuova rivoluzione oggi, possiamo immaginare un nuovo potere operaio con in più una garanzia in più, che non è una garanzia di niente, cioè non è una garanzia assoluta, però è una garanzia in più, con degli strumenti in più rispetto a quelli che avevano i bolscevichi, perché quando i bolscevichi prendono il potere, l'unica esperienza che hanno alle spalle è quella della Comune di Parigi, non hanno altre esperienze rivoluzionarie precedenti. E invece noi oggi abbiamo un patrimonio molto più ampio, molto più vasto, che ci permette di immaginare una rivoluzione sana e di uno Stato operaio sano per il futuro. E questo io dico, noi dobbiamo dare risposte concrete a problemi concreti. Questo ce lo dobbiamo ricordare sempre. E in questo periodo il problema è quello della costruzione dell'organizzazione e della presa del potere e del programma che serve per dare vita a un nuovo potere, che sia un potere in grado di trasformare la società. Questo è il problema di oggi, ed è su questo che dobbiamo sfidare l'anarchismo e sul quale dobbiamo sfidare chiunque abbia intenzione di andare sulla stessa strada. E dobbiamo porci questo problema. Io penso che oggi noi siamo in una condizione che nella storia dell'umanità non ha precedenti, perché siamo all'interno della crisi più grave che il capitalismo abbia conosciuto, una crisi anche più grave di quella del 2008, più grave molto probabilmente, ma già nei fatti, di quella del 29, e che è una crisi che ha una caratteristica importante, cioè una crisi che sta producendo un cambiamento rapidissimo nella coscienza di milioni di persone. E questo cambiamento nella coscienza è una grandissima occasione per poter pensare a una società completamente diversa, a un potere operaio completamente diverso da quello che c'è stato e che abbiamo visto. E oggi noi andiamo a immaginare una rivoluzione e a vedere
la possibilità di una rivoluzione in condizioni che erano impensabili per i bolscevichi, ed era impensabile per chiunque abbia fatto delle rivoluzioni nel Novecento, ma per i bolscevichi non erano impensabili. Loro avevano a malapena il telegrafo per comunicare da una città all'altra. Noi oggi abbiamo mezzi incredibili di comunicazione, così come anche i mezzi di produzione. Cioè la Russia era una società sostanzialmente feudale ancora, era molto basata su un'economia ancora agricola. Cioè noi oggi abbiamo un mondo che è sostanzialmente industrializzato, dove le sacche di arretratezza sono molto più ridotte. Abbiamo una divisione del lavoro a livello mondiale che è molto più strutturata, e questo ci dà la possibilità di immaginare una società diversa in maniera molto più concreta di quello che era nel 1917. E quindi oggi noi dobbiamo capire quali sono i mezzi migliori che ci possono portare a ottenere il risultato. La discussione di oggi secondo me va in questa direzione. Cioè noi dobbiamo capire che abbiamo bisogno di costruire l'organizzazione rivoluzionaria, un partito rivoluzionario che sia dotato di una teoria e di un programma chiaro, in grado di dare a quelle coscienze che stanno cambiando rapidamente in questo periodo una prospettiva concreta, capace di effettivamente trasformare nella realtà la società. Concludo dicendo una cosa. Spesso gli anarchici rivolgono a noi comunisti questo tipo di cose. Dicono, voi siete contrari alla spontaneità. Siete contrari a ogni tipo di spontaneità di massa, voi volete dare gli ordini a tutti, volete dare una struttura a tutto quanto. Allora, questo non è assolutamente vero. Noi siamo assolutamente a favore della spontaneità delle masse. La questione dei soviet lo dimostra chiaramente, ma in generale lo sciopero spontaneo, l'organizzazione spontanea dei lavoratori per noi, l'azione spontanea dei lavoratori per noi è fondamentale. La rivoluzione è un atto spontaneo, però quell'atto spontaneo deve avere un passo successivo, cioè deve darsi una direzione, deve avere un programma, e deve avere un programma e una direzione che si basano sull'esperienza del movimento operaio, perché altrimenti vanno a commettere sempre gli stessi errori. Chi ignora il proprio passato e le proprie esperienze è destinato a commettere sempre gli stessi errori. E questo vale per le persone, come vale per le piccole organizzazioni, come vale per le organizzazioni di massa, per le rivoluzioni. Quindi noi oggi dobbiamo essere chiari e dire no, noi non siamo contrari a spontaneità, ma la spontaneità non è improvvisazione. Spontaneità vuol dire che scoppia la rivoluzione, ma la rivoluzione deve trovare una direzione, un programma e una prospettiva chiara. E questo è solo il partito. Per questo mi appello oggi a tutti quelli che mi stanno ascoltando e stanno partecipando a questo gruppo, che non fanno parte della nostra organizzazione, entrate a far parte della nostra organizzazione. Aiutateci a costruire questo partito, questo tipo di organizzazione, perché è quello che serve per il prossimo futuro. Ho finito. Grazie Ilic. Grazie a tutti per aver partecipato. Volevo dire che oggi hanno partecipato nel momento più alto 118 persone, sono intervenuti 10 tra compagni e compagne, e questa relazione di Ilic Vezzosi verrà messa su YouTube nei prossimi giorni. Prima di salutarvi volevo ricordarvi i nostri prossimi appuntamenti. Abbiamo l'intervista per la serie delle interviste di lunedì prossimo sul canale YouTube di Sinistra Classe Rivoluzione. Avremo l'intervista a Enrico Duranti, Covid-19 e la lotta contro il cambiamento climatico, mentre per i nostri servizi del venerdì sempre sul canale YouTube venerdì prossimo, venerdì 22 maggio, avremo con il compagno Francesco Merli, compagno della nostra internazionale, un video sul fallimento di Boris Johnson e il cambiamento della guardia nel Partito Laburista. Come sapete, a dicembre ci sono state le elezioni in Gran Bretagna e il Partito Laburista è stato sconfitto, e da lì si è aperto il percorso per il congresso del Partito Laburista. E infine volevo ricordarvi i prossimi due GSM. Il prossimo GSM è sabato 23, e sarà sulla la crisi dell'Unione Europea e l'alternativa socialista.
con Francesco Gigliani, mentre sabato 13 giugno, quindi dopo tre sabati, avremo con Arianna Mancini L'origine della famiglia e la lotta di liberazione delle donne. Io con questo ho finito, vi ringrazio tutti per aver partecipato, vi segnalo le cose interessanti che Emanuele e altri compagni hanno indicato sulla chat, tra cui sicuramente il libro di Felix Morrow sulla Rivoluzione Spagnola, che dà molte risposte sul ruolo degli anarchici nella Rivoluzione Spagnola e la discussione che oggi abbiamo avuto. Ringrazio ancora Ilic per la sua disponibilità e per il suo ottimo intervento e conclusioni, e vi do appuntamento ai prossimi appuntamenti di Senza Classe Rivoluzione e al prossimo GSM, che sarà sabato 23 maggio con Francesco Gigliani sulla crisi dell'Unione Europea. Grazie e buona serata.